pomeriggio che segue la presentazione stamattina dello tavolo bianco sulle politiche delle droghe. È stato presentato alla Camera stamattina con l'intervento di rappresentanti di tutte le associazioni che compongono il cartello di Genova. Le ricordo: Società della Regione, Forum Droghe, Antigone, CNCA, l'Associazione Luca Coscioni, la CGL, la Comunità Sapere del Comporto, il Gruppo Bene, Itaca, ITER, Lega Pop Sociali e la Lina. Questo pomeriggio l'intenzione è quella di provare a approfondire alcune tematiche che sono sia esplicitate nel libro bianco, ma che insomma sono all'ordine del giorno del dibattito sulle droghe in Italia in questo momento. Le novità sono molte, non molte sono delle novità che hanno raggiunto degli obiettivi concreti dal punto di vista del raggiungimento degli scopi, ovvero faccio particolarmente riferimento alle proposte di legge depositate in Camera e Senato, in particolare quella sulla legalizzazione della cannabis, ma anche le proposte di legge ormai da anni depositate e presentate sulla riforma della 309-90. Inoltre ci sono delle grosse novità che riguardano il mondo dei servizi sanitari, con l'introduzione dei LEA, della riduzione del danno come uno dei servizi all'interno dei livelli minimi essenziali di assistenza, quindi che dovrà essere declinato in ogni regione come un servizio a disposizione dei cittadini. Accanto a questo, cioè, ricordiamo che lo scorso anno c'è stato l'appuntamento internazionale di Angas e il 2019 ci sarà la prossima assemblea generale sulle droghe, e anche questo è uno dei momenti di dibattito che vogliamo affrontare oggi pomeriggio. I lavori erano stati pensati con un'introduzione che insomma facesse un attimo il quadro anche rispetto al libro bianco che è stato presentato stamattina, un momento sui LEA e sugli interventi di riduzione del danno, è un momento più sulle politiche sia da livello locale, le iniziative di alcuni consigli comunali con l'ordine del giorno a favore delle proposte di legalizzazione della cannabis, per passare a livello nazionale con le proposte di legge che citavo e poi a livello internazionale la prospettiva della prossima assemblea generale dell'ONU del 2019 sulle droghe. Vorrei invitare in questo momento Stefano Anastasia e Franco Corleone per la parte di introduzione al libro bianco, per riprendere un attimo il filo di ciò che è stato affrontato oggi, lasciando poi successivamente anche ampio spazio agli interventi di chiunque abbia dubbi o voglia porre delle domande rispetto a questo lavoro che è stato presentato stamattina, per poi entrare nel merito dei temi che ho citato prima, e quindi LEA, riduzione del danno e poi le politiche a livello locale e internazionale. Se abbiamo, ecco, forse sì, quello che abbiamo un saluto da parte del portavoce del cartello Leopoldo Grosso, che purtroppo è stato colpito da un grave lutto familiare, e quindi mi approfitto per ribadire quanto gli siamo vicini in questo momento, e la disponibilità di Fabio Scaltritti, presidente della comunità San Benedetto al Porto, per un intervento via Skype che potremmo affrontare o prima o dopo l'introduzione, forse dopo, o meglio. Quindi se... dipende da Scaltritti. Se vuole introdurre lui. No. Chi parla per lui introduce. Introduce. Quindi parlate voi. Prego, vieni Stefano. Stefano Franco. Grazie. Allora, come sapete, come tradizione,
lezioni il nostro libro bianco si apre con si apre come tradizione con l'analisi dei dati relativi all'applicazione delle norme penali della legislazione sugli stupefacenti, in cui anche quest'anno rinveniamo, diciamo, le costanti che in qualche modo abbiamo sottolineato negli anni passati, per quanto esse siano nel tempo cambiate nella direzione, però nel significato restano tali e quali. Cioè, da una parte queste costanti le possiamo sostanzialmente individuare in quattro punti fondamentali. Uno è che la politica e la legislazione penale in materia di stupefacenti determina il sistema penitenziario nel nostro paese. Quindi, quando c'è stato un contenimento, una riduzione della popolazione detenuta, questo si è potuto produrre grazie a un particolare contenimento e una particolare riduzione degli effetti penali della legislazione sugli stupefacenti. Quando viceversa, come in questa fase, la popolazione detenuta tende a crescere, questo effetto di crescita della popolazione detenuta è determinato in modo particolare dalla legislazione sugli stupefacenti. Cosa significa questo? Significa semplicemente che la legislazione sugli stupefacenti è, diciamo così, uno dei principali fattori di controllo sociale istituzionale nel nostro paese. Quindi, quando c'è una maggiore necessità di controllo sociale istituzionale, quindi in qualche modo di formalizzazione, quindi con tutto quello che comporta, diciamo, attraverso il sistema penale, si usa la legislazione stupefacenti in questo senso. Quando viceversa, come è stato nel recente passato, quando l'Italia era sotto accusa da parte del Consiglio d'Europa per le condizioni umane degradanti, del sovraffollamento del nostro carcere, quindi bisogna in qualche modo allentare le forme del controllo sociale istituzionale, quindi anche evidentemente della contenzione in carcere, che cosa si fa? Si molla sulla legislazione sugli stupefacenti. Questo è un dato abbastanza evidente dal nostro lavoro. E il secondo dato, diciamo, costante in qualche modo, è quello che la punizione è rivolta, diciamo, all'area della detenzione del consumo più che della repressione delle organizzazioni criminali. E lo vedremo poi attraverso quali dati. Terzo elemento, diciamo, costante è quello complementarietà e forse anche di qualche forma di comunicazione tra le pene in senso proprio per detenzione spaccio di sostanze stupefacenti e le sanzioni amministrative che per i detentori di sostanze a uso personale, così dice la legge, no? E quindi quando vediamo in qualche modo aggravarsi la risposta penale nei confronti dei detentori di sostanze stupefacenti, vediamo aggravarsi anche la sanzione amministrativa nei confronti dei consumatori. Vuol dire che tutto questo risponde, tra virgolette, a una logica unitaria, no? Quindi quando appunto c'è una maggiore richiesta di controllo sociale istituzionale, si agisce, diciamo, tra virgolette, ad alzo zero nei confronti dei pesci piccoli, ecco, no? E quindi tra i pesci piccoli ci sono alcuni che finiscono nella rete penale e altri che finiscono nella rete amministrativa, perché le circostanze saranno tali per cui non si può sollevare, diciamo, una questione di carattere penale. Infine, dato che quest'anno ci viene in modo particolare dalle sanzioni amministrative, perché non abbiamo potuto avere i dati relativi ai sequestri e alle azioni di polizia,
come sempre, diciamo, la gran parte dell'attività repressiva è rivolta nei confronti dei consumatori di sostanze stupefacenti, che coprono, diciamo, all'incirca l'80% dei destinatari di segnalazione al prefetto e quindi di sanzioni amministrative. Allora, tutto questo, diciamo, che ora vi ho detto in estrema sintesi, lo possiamo vedere anche in qualche modo da queste slide. C'è qualche sovrapposizione, quindi abbiate pazienza se non è tutto chiarissimo. Questi sono gli ingressi in carcere e gli ingressi per articolo 73, quello del 309-90, quindi l'articolo che prevede punizione per detenzione di sostanze stupefacenti. Come vedete, diciamo così, il movimento della linea, soprattutto nell'ultimo periodo, è simile. Vedete la barra della sentenza Torreggiani, quella che ha prodotto, diciamo, il calo più vistoso della popolazione detenuta, e poi vedete che riparte a crescere gli ingressi in carcere. Nel 2016 abbiamo avuto circa 1500 ingressi in carcere in più che nel 2015, e questo è uno dei fattori che ha fatto ripartire la crescita della popolazione detenuta. E di queste 1500 persone in più entrate in carcere nel 2016 rispetto al 2015, 1000, quindi due terzi sostanzialmente, 1000 sono per articolo 73. Quindi, diciamo, quando riparte l'incarcerazione, parte per effetto di questa normativa. E qui vedete il dato invece sulle presenze alla fine dell'anno. Quelli erano gli ingressi nel corso dell'anno, un dato diffuso, questo invece è un dato di stato. Sulle presenze alla fine dell'anno, anche qui, diciamo, come sappiamo, come recentemente ha illustrato l'associazione Antigone con il suo rapporto annuale, nel 2016 la popolazione del tutto torna a crescere, e qui vedete tra il 31-12-2016 e il 31-12-2015 abbiamo circa 2500 persone in più in carcere. Oggi dovremmo dire che in realtà ce ne sono altri 2500 in questi primi sei mesi del 2017, ma questo, diciamo, ce lo conserviamo per gli sviluppi futuri. E come vedete, diciamo, l'andamento è segnato da una crescita anche nelle presenze causate dall'articolo 73. E qui vedete, diciamo, vabbè, questa è una, vediamo se c'è più avanti, no, non c'è. E comunque la cosa importante in questo andamento, delle presenze in carcere in generale per l'articolo 73, è che le presenze in carcere per l'articolo 73 aumentano in percentuale rispetto all'anno passato. Quindi nella crescita generale della presenza in carcere, il fatto che percentualmente aumenti la presenza dell'articolo 73 vuol dire che le presenze ex articolo 73 aumentano più che proporzionalmente rispetto all'aumento globale, e quindi in qualche modo trascinano verso l'alto la popolazione detenuta. È la cosa che dicevo prima, che la legislazione sulla droga, diciamo così, in qualche modo determina la tendenza del sistema penitenziario nel suo complesso. Quello che vedete qui è viceversa, diciamo, l'andamento delle presenze in termini percentuali dei detenuti a cui è scritto l'articolo 74 del testo unico sulle sostanze stupefacenti, cioè quello che punisce il traffico, l'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Come vedete qui invece l'andamento è diverso da quello generale, cioè non ha una relazione con l'andamento generale della popolazione detenuta. Se vedete, appunto, nell'ultimo anno, anzi negli ultimi due anni, quindi in maniera veramente, diciamo così, totalmente irrelata rispetto all'andamento della popolazione detenuta, negli ultimi due anni le presenze in carcere per associazioni finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti sono in calo.
questo che cosa significa? Significa appunto che questo tipo di reato, che è finalizzato prevalentemente a colpire ovviamente non i semplici spacciatori, ma che coloro che in qualche modo, c'è almeno l'ipotesi investigativa, che siano all'interno di un'organizzazione criminale, non è, diciamo così, quasi in crescita, appunto, è la nostra, diciamo così, questo dato dimostra la nostra tesi secondo cui l'attività repressiva è rivolta, diciamo così, verso il basso, appunto, verso l'area mista, diciamo così, tra lo spaccio e la detenzione a uso personale o per altre, diciamo così, finalità di sostanze stupefacenti, mentre invece l'azione verso il contrasto delle organizzazioni criminali non registra, almeno in termini di effetti nel sistema penitenziario, modifiche significative, nonostante, diciamo, l'aumento della popolazione detenuta, in qualche modo dell'azione repressiva. Questo è, che vedete invece, il dato sulle persone che sono certificate in condizioni di tossicodipendenza in carcere. Ora, ovviamente, le modalità di certificazione, come sapete, sono oggetto di varie discussioni e contestazioni, diciamo, sì, da quando alcuni anni fa il dottor Serpelloni, diciamo, si avviò in una specifica, diciamo, articolazione di questo discorso. E qui la cosa importante che a noi preme sottolineare è ovviamente che questi sono i dati relativi agli ingressi in carcere di soggetti tossicodipendenti. E noi continuiamo a registrare questo dato molto anomalo, che abbiamo già registrato l'anno passato e che ovviamente abbiamo attribuito a un qualche diverso modo di registrare gli ingressi di tossicodipendenti in carcere, perché l'anno scorso ci fu, rispetto a un relativo calo degli ingressi in carcere, cioè un calo di circa 5.000 unità degli ingressi in carcere, e ci fu invece un dimezzamento degli ingressi di tossicodipendenti. Quindi quel dato lì, già l'anno scorso l'abbiamo registrato come un dato, diciamo, incerto, probabilmente falso, diciamo. Se saltiamo quel dato e lo diamo per un dato, diciamo, vediamo che e guardiamo appunto la continuità dei dati tra il 2013, 2014, 2016, vediamo che anche qui c'è una tendenza all'aumento degli ingressi in carcere di soggetti con problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti. Possiamo, diciamo, fare a meno di guardare quel dato spurio, vediamo la tendenza, e la tendenza ovviamente è che l'ingresso in carcere di persone con problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti segue l'andamento generale, cioè aumentano i detenuti, aumentano i detenuti per fatti di droga, aumentano i detenuti con problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti. E questo è il dato, viceversa, come dicevo prima, di status e non di flusso riguardo alle presenze in carcere di persone con problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti, e qui, diciamo, il dato è anche rispetto all'anno scorso più corretto rispetto a quello che avevamo, e quindi vedete la tendenza è abbastanza chiara. E qui siamo ai dati sulle persone segnalate al prefetto sulla base dell'articolo 75 di PR 309, cioè quindi segnalate al prefetto come consumatori di sostanze stupefacenti e quindi detentori a uso personale di sostanze. Anche qui vediamo, diciamo, sì, una ripresa delle attività di segnalazione, che ovviamente rientra, nel modo di intendere, diciamo, io rappresento da un punto di vista banalmente criminologico, diciamo, no? È l'effetto di una maggiore attenzione e un maggior controllo, come si dice nel gergo poliziale, se non poliziesco, del territorio, no? Si fa controllo sul territorio, ovviamente se più controllo del territorio, più, diciamo, si infrazioni puoi rilevare, diciamo, una parte di infrazioni le mandi in galera, una parte di infrazioni le mandi al prefetto, diciamo. Ma è questa la, diciamo,
la dinamica che sta dietro andamenti di questo genere, e quindi anche qui vediamo, diciamo, crescere le segnalazioni al prefetto. Credo che la linea più bassa di questa, di queste che vedete, è quella relativa agli inviti alla formulazione di programmi terapeutici, che, come si diceva in conferenza stampa, in qualche modo, diciamo, è questa motivazione curativo-riabilitativo che c'è nella legge, per cui appunto si manda il prefetto perché bisogna in qualche modo, diciamo, sollecitare una ripresa di buoni costumi ed eventualmente, diciamo così, far curare chi ha problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti, che sarebbe, diciamo, la parte carota del vecchio, diciamo, dell'invia di, diciamo, su cui è fondata la legislazione sulla droga, bastone carota, ma, diciamo, questi dati ci dimostrano appunto che la carota non esiste, perché la carota sono 122 programmi terapeutici su più di 30.000 persone indirizzate al prefetto, diciamo, chiaramente, diciamo così, è una cosa totalmente residuale che non conta nulla nella dinamica complessiva degli effetti di queste segnalazioni. Questo è un dato molto importante, ovviamente anche questo può avere a che fare con quella particolare, diciamo, recrudescenza nel corso dell'anno passato al controllo sociale istituzionale, che tra le figure tipiche può incrociare esattamente i minori. Sappiamo, abbiamo conosciuto, abbiamo sentito di tante polemiche riguardo ai controlli sulla detenzione di sostanze stupefacenti in ambito scolastico, intorno alle scuole, eccetera, eccetera, eccetera. Questo, diciamo così, dato ci mette in evidenza abbastanza chiaramente quali sono gli effetti, appunto, nelle segnalazioni ai prefetti. L'anno passato c'era stato, diciamo così, nel 2015, al culmine di quel processo di contenimento, diciamo così, della domanda di controllo sociale istituzionale, c'erano state solo 1125 segnalazioni di minori al prefetto. Nel 2016 queste segnalazioni sono più che raddoppiate, sono diventate 3790. Questo è la torta, diciamo, credo che sia sufficiente guardarla a parte grande, diciamo, la torta che riguarda le sostanze per cui si viene segnalati al prefetto. E le sostanze per cui si viene segnalato al prefetto sono, nella misura di quasi l'80%, i cannabinoidi. Poi, in misura assai più contenuta e limitata, come vedete, ci sono la cocaina e i suoi derivati nella misura del 14%, l'eroina in misura del 5%, il metadone, morfina e altri nella misura del, no, forse il metadone no, di meno, è un morfina e altro piace in misura dell'1%, e poi siamo allo zero, diciamo, ecco. Quindi la cosa rilevante è ovviamente che questo impianto, diciamo così, di controllo è indirizzato prevalentemente, se non quasi esclusivamente, in direzione dei consumatori di cannabis e derivati. Questo, diciamo, questo in realtà è il dato, diciamo, storico, cioè il dato che si riferisce al periodo di vigenza della legge, cioè dal 1990 fino al 2017, quindi sono 27 anni di vigenza della legge, e questa è la ripartizione delle sostanze per cui si viene segnalati al prefetto. E qui però forse vale la pena di citare anche il dato assoluto globale, che ci dice che in 27 anni ci sono stati 1.164.158 segnalazioni al prefetto per detenzione di sostanze stupefacenti ad uso personale. Questo per avere, diciamo, qualche modo una dimensione del però. Questo è, diciamo così, quello che avevo da dirvi. Poi sulle alternative, sì, ripeto quello che abbiamo già accennato in conferenza stampa, anche qui
la carota funziona molto limitatamente. Sapete che un altro degli assunti della legislazione proibizionista è che però poi si prende in carico e si cura le persone che hanno problemi di salute, eccetera, eccetera, eccetera. E invece scopriamo anche quest'anno che l'alternativa prevista formalmente dal nostro ordinamento per le persone con sostanze di dipendenza, cioè l'affidamento in provazione sociale per persone con problemi di dipendenza, è una delle misure alternative che, al contrario di tutte le altre, non cresce nel corso del 2016. Cioè, le misure alternative generalmente crescono. Sono cresciute di più di 1000 unità tra il 2015 e il 2016, viceversa le misure alternative speciali per persone con dipendenza restano al palo, se non diminuiscono leggermente. E altra cosa che vale la pena di segnalare è le diverse modalità di accesso a questa misura alternativa rispetto a quelle che invece sono proprie delle alternative di carattere generale. L'affidamento in prova al servizio sociale viene dato più frequentemente dalla libertà che dalla detenzione, secondo il giusto principio che se si può evitare il passaggio dal carcere della persona condannata è giusto che si eviti e si possa accedere direttamente alle alternative. Viceversa, nel caso dei tossicodipendenti il rapporto è inverso, cioè 2/3 delle alternative per tossicodipendenti sono alternative che vengono concesse dalla detenzione, perché appunto comunque nei confronti della persona che ha problemi di dipendenza e sostanze stupefacenti, il passaggio per l'istituzione penitenziaria, quindi il suo monitoraggio, la sua osservazione, come dice l'ordinamento penitenziario, e quindi anche probabilmente il suo disciplinamento all'interno della struttura penitenziaria, viene ritenuto essenziale per poter poi accedere effettivamente alla penitenziaria. Io mi fermo, grazie. Adesso di una connessione con Fabio Scalpritti della Comunità San Benedetto, un attimo solo. E Fabia. Questa è la pubblicità. Fabio, ci senti? Io mi sento bene. Hai la possibilità di mettere un video? Una telecamera? Mi sento molto bene, sì, mi sento bene. Aspetta, hai la possibilità di vedere un video? Una telecamera? No. Senti, dovresti o staccare le casse o mettere una cuffia, perché noi sentiamo un rimbombo. No. Molto meglio, se riesci a mettere su anche la telecamera ti vediamo e questa sarebbe molto interessante per tutti. Eccoti. Insomma, vediamo. Vediamo, sì. Ok. Grazie. Un sorriso. Sorriso, eccoci, pronti. Grazie a tutti. Anch'io mi associo agli auguri per Rita Bernardini, abbiamo assolutamente bisogno di lei. Il programma avrebbe detto
abbiamo bisogno del suo coraggio e abbiamo bisogno della sua intelligenza, quindi che si rimetta presto, perché è importante che sia tra noi. Grazie. E l'altra cosa che volevo accennare è un augurio per i lavori di oggi, complimenti sicuramente per quanto già è stato fatto, ma per la discussione che appunto mi sembra assolutamente interessante. Il Libro Bianco è uno sforzo ed un impegno davvero notevole, e così come notevoli sono i risultati e i dati che emergono dalla lettura del Libro Bianco, che dovrebbero farci riflettere. Sì. E noi riflettiamo ovviamente non solo sui dati, non solo sul Libro Bianco, ma sulla quotidianità tutti i giorni durante l'anno, e quello che non riusciamo più a comprendere è questa caparbietà nel voler mantenere mischiati i mercati tra consumi di cannabis, marijuana, consumi di cocaina, eroina, perché oggi come oggi questo è forse il dato più allarmante. Chi vende cannabis e marijuana nelle strade oggi al 98% ha anche la possibilità di vendere altre sostanze, spesso cocaina o alcune volte eroina. Questa commistione tra i mercati va assolutamente interrotta. Noi abbiamo bisogno di dialogare con i giovani consumatori, abbiamo bisogno di costruire una prevenzione chiara, ovviamente ed efficace, ma per farlo abbiamo bisogno, sentiamo la necessità appunto che i mercati siano separati. Non so se si sente bene. Perfettamente, tu non ci vedi perché se... io attivo il video, vedi solo me, non credo sia interessante. Posso provare a girare verso la platea, ma puoi andare avanti. No, non posso. Non posso. Non c'è problema, ripeto, lavorare su mercati separati vuol dire anche lavorare su contesti più tutelati e tutelanti per il target verso cui noi ci rivolgiamo. Questa è la prima esigenza. La seconda esigenza, come comunità, come dipartimenti per le dipendenze, che quindi lavorano tra pubblico e privato in maniera integrata, è quella di provare a sganciare tutte le situazioni e le persone che ci troviamo costretti ad accogliere, ad ascoltare, a trattare, quando hanno a che fare con microreati, che per i nostri casi riguardano soprattutto autocoltivazione di pochissime piante, mediamente 2, 3, 4 piante, non di più. Ancora l'altro ieri facevo il colloquio con una famiglia allarmata perché il figlio è stato arrestato e fatto 3 notti in carcere perché aveva sul balcone di casa, quindi la famiglia era perfettamente al corrente, 2 piante di 40 centimetri. Allora, noi abbiamo bisogno di non lavorare più con certe situazioni e sentiamo la necessità, insieme a moltissime famiglie, che questi comportamenti non siano più né demonizzati, né stigmatizzati, ma neanche colpevolizzati. Ecco, questa è la seconda richiesta. La terza ed ultima osservazione che mi sento di fare è rispetto alle risorse, un impoverimento sempre maggiore delle risorse, impedisce, limita anche i contesti di prevenzione e di educazione. Per fare un esempio per tutti, aumentano a dismisura i controlli nelle scuole, negli istituti scolastici, effettuati con guardia di finanza, forze dell'ordine e cani, e questi controlli spesso non si fermano sul portone della scuola, ma entrano dentro le aule, e addirittura in alcuni casi abbiamo letto di cani fatti girare in mezzo ai banchi per andare in 6 metri. Ecco, i principi interpretati ci dicono che non avendo più strumenti a disposizione non è che rimane anche quello, chiamare la forza pubblica. Noi crediamo invece che gli strumenti siano di nuovo da ricostruire, bisogna essere capaci di riappropriarci di prevenzione ed educazione, altrimenti il rischio
è che tutto scivoli verso una più economica repressione, che poi di fatto però non porta ai risultati che noi vogliamo, ma addirittura crea ancora più barriere e difficoltà tra i mondi differenti. Queste sono un po' le osservazioni che mi sento di portare alla giornata di oggi. Ovviamente il fatto che non ci sia una conferenza nazionale sulle droghe da anni e che manchi un referente politico, è una grave mancanza, ecco, il fatto di non avere un interlocutore noi la sentiamo come un deficit, ecco. E quindi sono questi appunti. Faccio gli auguri a tutti voi e grazie ancora per la giornata di oggi, ma soprattutto grazie per tutto il lavoro che sta dietro alla costruzione del libro bianco. Grazie Fabio. Non so se c'è stato un po'. Ma vorrei chiedere a Fabio che cosa vuol fare lui. Fabio, c'è una domanda da Corleone. Ma appena riesco a liberarmi della stampella che mi sta aiutando, penso di mettermi in moto immediatamente. Noi stiamo lavorando su iniziative di socialità e di socializzazione. Ci piacerebbe realizzare un cannabis social club in Italia, ma di quelli veri, non quelli solo di nome ma anche di fatto. Sappiamo che i rischi sono numerosi, finché la legge è così non è possibile, ma sappiamo anche che ci sono tanti pazienti e ci sono tante persone che usano la cannabis in modo responsabile che non hanno punti di riferimento, ecco, quindi la viviamo con una grossa necessità. Ma noi abbiamo il problema oggi di valutare come mantenere e rilanciare il cosiddetto cartello di Genova, e quindi questo a te e a Megu tocca una responsabilità per capire se chiudiamo quell'esperienza o la rilanciamo, con che forze, con che energie, con che volontà, con che obiettivi. Quindi questo è un punto della discussione, credo che si farà qui in questa sala del Senato, ma tu con la tua stampella devi decidere se camminare o no. Assolutamente sì, camminare dove andare era quello che ci ricordava Gallo, quindi noi siamo pronti a farlo. Io dico solo che questa esperienza è un'esperienza collaterale a quella di altre organizzazioni, fuori luogo, sono droga per prima. Sentiamo assolutamente il bisogno di rilanciarla in qualche modo. È una responsabilità verso la quale non ci sottraiamo sicuramente. Ecco. Bene, tu Fabio puoi continuare a seguirci sulla diretta Facebook e se hai bisogno di intervenire basta che mandi un messaggino, perché chiuderei per non creare troppa confusione. Ottimo, vi ringrazio ancora. Va bene, ciao. Grazie. Ciao. D'accordo, quindi Franco, se vuoi intervenire. No, credo di poter essere molto breve perché Stefano Anastasia ha ricordato tutti i dati centrali della questione che noi riproponiamo con l'ottavo libro bianco, che esce puntualmente il 26 giugno. Per noi è una data retorica e con propagandistica, però noi l'abbiamo sempre rivoltata nel senso di dire: in questa data presentiamo gli effetti collaterali di quella giornata mondiale sull'abuso di sostanze stupefacenti. Ora, noi dobbiamo anche in questa occasione dire che il nulla è quello che prevale da parte del governo e del Parlamento. Se non ci fosse stata la sentenza della Corte Costituzionale, noi avremmo ancora la legge Fini-Giovanardi. Bisogna essere sinceri, non bisogna nascondere questo fatto, che
mette in luce l'incapacità della politica italiana di affrontare una questione determinante. Questa questione è stata al centro dell'iniziativa della Bolivia di Evo Morales, con la questione della masticazione della foglia di coca. L'Uruguay di Mujica ha approvato una legge importante di legalizzazione e regolamentazione della canapa. Tantissimi stati degli Stati Uniti hanno regolamentato prima canapa terapeutica e poi canapa ad uso ricreativo, ludico, come si ama dire. Il Canada di Trudeau sta impostando una politica di legalizzazione, e in tutto questo l'Europa non ha una voce. Esistono molte esperienze nei paesi europei, l'Italia è assente, nonostante che in questi anni ci sia stato una manifestazione di opinioni forti da parte di opinion leader, di magistrati, della Direzione Nazionale Antimafia. L'elenco potrebbe essere lunghissimo. Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, che ha invitato ad affrontare un cambiamento di legislazione, una legge di iniziativa popolare per la legalizzazione della canapa. A proposito, non so se è finito il conteggio, ancora voi pensate che non è finito il conteggio dei certificati elettorali allegati alle sottoscrizioni? Siamo in un paese indefinibile da questo punto di vista. Ci vorrebbe Flaiano per spiegare come è possibile che dopo non so quanti mesi, in cui sono state presentate 60.000 firme, non è finita l'esame della certificazione elettorale allegata alla firma di cittadini. Una legge sempre presentata in Parlamento con centinaia di deputati, senatori, che ormai bloccata e destinata sul binario morto. Ecco. Uno potrebbe dire, va bene, non ci sono gli spazi per una modifica di legge. Si potrebbe dire, forse non c'è spazio per la legalizzazione, per gli equilibri fra destra, centro, sinistra, eccetera. Però forse intervenire sulle modifiche di legge della Iervolino Vassalli, sulla riduzione del danno, le politiche sanitarie e alcune questioni che ricordava stamattina nel suo intervento alla conferenza stampa Elia De Caro, il problema della pena massima per l'articolo 73 da 8 a 20 anni rispetto alla pena che è prevista per invece le condotte minori, forse meriterebbe un'attenzione. C'è il fatto che le condotte previste per il quinto comma dell'articolo 73 non sono differenziate fra sostanze. Insomma, ci sarebbe anche un ambito, diciamo, minimo che però aiuterebbe una considerazione dei problemi e delle ricadute positive. Non c'è nulla, ma quello che è incredibile è non c'è nulla neppure dal punto di vista degli obblighi di legge. Obbligo di legge di convocare la conferenza nazionale ogni 3 anni per valutare gli effetti della legislazione e le modifiche necessarie per adeguarla agli obiettivi. Insomma,
L'ultima conferenza degna di questo nome risale a Genova all'anno 2001. Poi c'è stata una finte conferenza a Palermo e a Trieste. Non si sono neanche pubblicati gli atti, cioè il governo non ha pubblicato gli atti di quelle conferenze perché erano risibili. Però non è di fronte a una violazione di legge così, credo che stiamo valutando l'idea di chiamare il governo a rendere conto di una violazione di legge. Noi non possiamo riempire le carceri di persone che violano l'articolo 73 della legge 309-90 e il governo è impunito rispetto a una violazione dell'articolo, uno dei primi articoli, sempre della legge 309-90. Questo è un tema che è in discussione fra di noi e dobbiamo affrontarlo. C'è il problema del Dipartimento delle Politiche Antidroga, che è nato su spinta di Gianfranco Fini, perché non esisteva il Dipartimento Antidroga, la politica delle droghe era affidata al Ministero degli Affari Sociali, comunque denominato dalla ministra Contri fino alla ministra Turco, poi si è fatto il Dipartimento oggi è nelle mani di responsabili, di burocrati senza una responsabilità politica. È possibile questa situazione tenerla in piedi? Fino a quando? Nel momento in cui poi cosa fanno? Dividono le risorse lasciate da Serpelloni? È questo lo scopo del Dipartimento Antidroga? Oppure fare una relazione annuale in ritardo rispetto al libro bianco che il nostro cartello presenta puntualmente ogni anno? Ecco, queste mi pare che sono le questioni che abbiamo sul tappeto e che dobbiamo decidere quale taglio dare, tenendo conto che c'è un appuntamento internazionale che è il 2019. L'Italia l'anno scorso ad Angas, all'ultima riunione di Angas, si è presentata in una maniera civile e decente, però non è stato conseguente. Come si va al 2019, in cui la politica mondiale delle droghe sarà oggetto di decisioni di fronte al fallimento della War on Drugs? Questo mi pare che è il terreno su cui noi dobbiamo confrontarci e decidere. Abbiamo ovviamente tanti temi oggi, i LEA, la riduzione del danno, abbiamo tutti gli aspetti che nel libro bianco sono già formulati, però diciamo che dobbiamo avere uno sguardo di prospettiva, perché ormai andremo certamente ad elezioni politiche, a una nuova legislatura, ma non è possibile che in Italia ci sia una parola orribile come quella che dice è un argomento divisivo. Noi siamo contro l'ergastolo, no? Quindi nessuno deve temere che proponiamo pene infinite, però certamente una sanzione per chi usa la parola divisivo dovrebbe essere prevista. Allora, in Canada non è divisivo, negli Stati Uniti c'è quello che è, in Uruguay, nel mondo si discute e noi siamo qui a dire che non si può discutere di politica delle droghe nel momento in cui invece questa avrebbe anche riflessi economici, sociali, sullo stato di diritto, sui diritti, sull'economia,
perché qui presentiamo anche un quadro dei possibili ripercussioni anche sui ricavati di una tassazione pubblica, insomma presentiamo degli interventi di riflessione su un complesso, insomma, il tutto contro lo stigma e la demagogia. E a proposito di demagogia, e chiudo, i dati raccolti con fatica da San Bassi sulla questione guida e incidenti stradali correlati all'uso di sostanze alcoliche o stupefacenti, dimostra che anche quella legge speciale emergenziale era basata non sui dati, perché i dati, non vorrei sbagliare, ma siamo a livello del prefisso telefonico per quanto riguarda la responsabilità degli incidenti mortali e gravi. Siamo al prefisso telefonico. Allora, si può legiferare sull'onda della demagogia, e a proposito dei dati, noi non conosciamo, l'amministrazione pubblica italiana non riesce a dirci i dati delle messa alla prova in relazione a reati che hanno a che fare con le sostanze stupefacenti. Cioè, noi viaggiamo su un terreno in cui facciamo una fatica terribile per raccogliere dei dati dalle amministrazioni, ma spesso non è che non ce li vogliono dare, non ci sono. Non sappiamo quante sono le persone, i lavoratori sottoposti a controlli per uso di sostanze e licenziati, o quanti sono quelli che fanno i test per i lavoratori sottoposti ai test. Nell'ultima relazione questo capitolo è scomparso e non è irrilevante sapere questo dato. Come si può fare una politica se tutte queste questioni così delicate sono abbandonate alla nostra capacità e pervicacia di cercare i dati, e questi invece il sistema pubblico non li dà, e quindi è difficile? Allora, è chiaro che in una conferenza nazionale sarebbe inevitabile avere i dati, oppure alzare le mani e dire ma come, quali scelte si fanno senza cifre. Ecco, è per questo che noi credo che oggi dobbiamo dire che la conferenza si deve fare, oppure dobbiamo avere anche il coraggio di dire che è il momento di rifare una conferenza alternativa dal basso. Siamo in grado di farla, di proporla, di organizzarla dopo Genova e dopo Milano? Questo è un altro tema di discussione che io pongo. Grazie Franco, come sempre molto chiaro e molto completo nell'affrontare tutti gli argomenti. Direi di passare, se siete d'accordo, io accorperei, farei adesso la parte che avevamo ipotizzato sulla discussione sulla riduzione del danno e i LEA, con gli interventi della Presidente di Forum Droga Maria Stagnitta, del Presidente di Lila Massimo Oldrini, del Dottor Stefano Vecchio, per poi spostare nella seconda, poi l'intervento di Alessio, in rappresentanza anche dei consumatori, per poi spostare nell'ultima parte il dibattito più ampio sulle politiche, che coinvolge anche gli interventi sulle riforme legislative. Alcuni sono stati inseriti nel libro bianco, però vedo insomma che sono presenti diversi avvocati di Antigone, Paola Bevere, Lia De Caro, Gennaro Santoro, eccetera, e
l'intervento anche relativo all'economia che veniva citato col dottor Rossi. Ovviamente ampio spazio a chiunque voglia intervenire. Lascerei la parola adesso a chi parla per primo. Maria, a chi parla per primo? Una donna. Non dovrei andare troppo. Ditemi voi, io fare. Sono qua a vostra disposizione, vi dico così. Massimo Oldrini, presidente Lila. Grazie. Buonasera, proviamo ad affrontare una questione, la questione riduzione del danno, un nodo aperto, molto particolare e presente, diciamo, nel nostro paese in una situazione preoccupante. La riduzione del danno, va detto, è una strategia indicata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nelle sue varie agenzie, prescritta con forza da tutte le organizzazioni, dalle agenzie dell'OMS. A settembre, per esempio, la Regione Europea ha sottoscritto un piano di azione straordinario contro l'HIV, perché nella Regione Europea l'HIV è fuori controllo e l'Italia ha partecipato alla stesura di questo documento e l'ha sottoscritto. Certo, c'è stato nel corso degli anni un dibattito anche controverso con all'interno di ANGAS e posizioni diverse tra agenzie, UNAIDS e ANGAS, ma comunque il tema riduzione del danno è da anni presente, per esempio nelle pubblicazioni dell'organizzazione che si occupa delle droghe anche in Europa e europea. In Italia molti anni fa c'era un programma, diciamo, importante, tutte le città avevano reti di scambio di siringhe, era una situazione, diciamo, all'avanguardia. Certo, era una situazione fortemente legata alla questione HIV in quegli anni emergenziale. Va detto che questo poi via via nel corso degli anni è scemato. Va detto che il termine harm reduction è stato bandito dal Ministero della Salute dal 2001 fino al 2008, sono stati introdotti altri termini, mentre comunque il tema della riduzione del danno rimane centrale per tutte le agenzie mondiali ed europee. Legato al tema riduzione del danno, non bisogna dimenticare che è la chiave per poter parlare di diritti dei consumatori, perché il primo diritto dei consumatori è essere informati ed evitare di contrarre infezioni come l'HIV o altre infezioni di questo tipo. Purtroppo, appunto, via via gli interventi sono andati molto a diminuire. Va detto che però a fine dello scorso anno è stato presentato il Piano Nazionale AIDS, che in forma molto precisa una sezione dedicata alle persone che consumano sostanze stupefacenti, e proprio al primo punto a favorire l'implementazione di programmi di riduzione del danno. È la prima volta, questo è un passo molto importante, ovviamente non punta all'ampliamento dei servizi di riduzione del danno, una maggiore informazione punta al coinvolgimento delle organizzazioni di persone che consumano, punta anche sul trasferimento di conoscenza, per esempio delle nuove tecnologie preventive, TASP, PrEP, ma punta anche sull'aumento dell'accesso al test. Questo è un nodo aperto, molto, molto grave. Se guardiamo il territorio italiano, praticamente la metà delle regioni non ha interventi di riduzione del danno in essere. Se si confronta in una ricerca che è stata condotta da Forum Droga e dal CNCA, si confrontano due anni, il 2012 e il 2014, si vede una
diminuzione di circa del 30% dei servizi di riduzione del danno, con situazioni molto disomogenee per persone accolte. Va detto che questi interventi sono all'83% pagati dal sistema sanitario, quindi afferiscono alla sanità, e purtroppo però tutti questi servizi hanno un orizzonte prospettico molto molto limitato. Questo ha a che fare con la possibilità di interloquire con le persone che consumano rispetto alla questione HIV. Se uno guarda con un po' attenzione, un po' di attenzione la relazione al Parlamento, non può non rendersi conto che vengono fatte affermazioni molto roboanti, cioè nel nostro paese si registra una diminuzione importante delle diagnosi in persone che usano sostanze. Peccato che due pagine dopo venga detto in modo molto chiaro e molto esplicito che solo il 34% delle persone in carico ai servizi è stato sottoposto al test, che non vuol neanche dire che è stato sottoposto al test in quello stesso anno. Può essere stato sottoposto al test 4 anni fa e per 4 anni aver avuto nuove occasioni di contrarre infezioni. Quindi vuol dire che la questione dati, lo ricordava Franco, è agghiacciante non poter dire quante persone accedono a percorsi alternativi, è agghiacciante non poter dire quante persone che consumano sostanze stupefacenti contraggono l'HIV. Anche in questa ultima relazione appunto c'è questa confusione totale tra prevalenza e incidenze. Pensiamo che ci sia un problema proprio nel sistema di rilevazione e quindi in questo sistema SIND. Ci sono comunque una serie appunto di azioni che secondo noi devono essere fatte, un raccordo maggiore con il mondo dell'HIV, perché lì nel mondo dell'HIV ci sono già una serie di evidenze consolidate e alcuni atti precisi come appunto il Piano Nazionale AIDS e alcuni documenti che sono stati approvati anche dalla Conferenza Stato-Regioni che legittimano e definiscono questi interventi e non ultimo l'inclusione nei LEA, anche se è tutta una partita da giocare perché poi bisognerà capire come tradurre in cose concrete quello che nei LEA è proprio una frase. Grazie. Grazie, ma aiuto. Grazie Massimo. Ci sembrava importante, insomma, per aprire la riflessione sul tema della riduzione del danno, di partire dall'HIV, insomma, no? Perché comunque queste pratiche, questo approccio hanno avuto uno sdoganamento nel nostro paese, non solo, no? A seguito, diciamo, dell'avvento della pandemia dell'HIV nel nostro paese. Quindi, e, diciamo, tendenzialmente negli ultimi anni noi registriamo, insomma, calare il silenzio su questo tema, nonostante i dati ci dicono che annualmente diciamo, le nuove sieroconversioni non aumentano, ma tantomeno non diminuiscono, insomma, no? E questo, insomma, ci pone soprattutto come rete di associazioni, di organizzazioni, insomma, che guardano la riduzione del danno come una strategia per ridurre ridurre i danni, ma soprattutto un'attenzione verso la salute dei consumatori, non possiamo non registrare questo gap. Quindi a partire appunto dai punti critici di cui ci ha parlato Massimo, appare in questo momento urgente intraprendere alcuni passi che concretamente mettano a regime i nostri
i nostri interventi, i nostri progetti, a partire da due necessarie premesse. La prima è la Conferenza Nazionale sulle Droghe, che è il luogo, no, ne parlava anche Franco, insomma, no, che è il luogo dell'analisi e della valutazione e della legittimazione di questi interventi. L'altro piano è quello appunto che la riduzione del danno va inserita a pieno titolo in un nuovo e necessario aggiornamento del piano nazionale sulle droghe, insomma, no? Noi abbiamo l'ultimo piano, risale al 2010, che è ancora, diciamo, legato al periodo del governo del Serpelloniano. Tra l'altro, appunto, Massimo ci ricordava invece dall'altra parte, diciamo, recentemente è stato approvato il piano nazionale HIV, che per la prima volta dopo 30 anni il nostro paese ha finalmente un piano, e quindi è attraverso anche un processo virtuoso, perché, diciamo, nella costruzione di questo piano è stata coinvolta innanzitutto la comunità scientifica, ma anche la società civile, che ha avuto un ruolo, diciamo, significativo nella costruzione del documento e anche dei documenti che andranno a corredare questo piano. Diciamo, quindi, a partire da queste due premesse, diciamo, gli impegni prioritari su cui, insomma, la nostra rete, insomma, e quindi in qualche maniera la proposta, insomma, perché il cartello, insomma, su questo percorso ci segua. Innanzitutto, appunto, dopo anni è ormai necessario rielaborare una nuova e aggiornata linea guida sulle riduzioni del danno. Noi abbiamo il documento che è stato distribuito in occasione della conferenza nazionale di Genova, quindi del 2000, poi c'è stato un abbozzo successivo nel periodo di Ferrero, però, diciamo, non sono state nemmeno pubblicate, quindi abbiamo bisogno oggi che le linee guida sulla riduzione del danno, no, vedano, insomma, una sua costruzione con il coinvolgimento della società civile e diciamo, di quegli attori che in questi anni hanno lavorato su questo piano. L'inclusione, abbiamo parlato di dati, insomma, no? Per cui è importante anche su questo, per esempio, quando si parla anche di programmi di scambio di siringhe, anche su questo noi rileviamo che nel nostro paese c'è molta confusione. Nella maggioranza dei casi ci si riferisce alla mera attività di distribuzione di aghi sterili. Nella realtà i programmi di distribuzione di siringhe prevedono altro, prevedono il coinvolgimento delle farmacie territoriali, prevedono il coinvolgimento anche dei servizi sanitari di territorio, insomma, no? Per cui è un sistema che rende accessibile questo strumento ai consumatori di sostanze. E l'altro piano su cui dobbiamo lavorare è lo sviluppo e la copertura finanziaria di progetti di ricerca, sia per quanto riguarda i nuovi modelli di consumo, ma anche rispetto alla valutazione dei servizi, dei progetti. Quindi su questo, diciamo, abbiamo in questo momento un'opportunità che è data dal un progetto europeo che vede come partner italiani la Lila e il Forum Droghe, un progetto che si pone come obiettivo quello di sostenere la società civile nel dialogo con i decisori politici. Quindi, diciamo, questa agenda, no, che abbiamo da qui, insomma, in avanti, insomma, la questione dei LEA è una questione di rimente. Credo che il progetto possa essere, insomma, uno strumento o comunque un'opportunità per la nostra rete per essere più incisivi. E ora, insomma, proseguo rispetto al dettaglio per quanto riguarda i LEA e le linee di indirizzo, Stefano. Buongiorno, rischiamo un po' di ripeterci. Io, prima di provare a parlare dell'argomento, diciamo, l'ordine del giorno, vorrei fare una riflessione, diciamo, su questa giornata. Io credo che noi siamo in una fase politica, diciamo,
abbastanza complicata. Diciamo che ci troviamo in una situazione di forte involuzione del dibattito politico intorno alla questione delle droghe. Diciamo che la discussione intorno alla legalizzazione ha un po' riattivato il dibattito, la discussione e diciamo l'intergruppo, al di là delle diverse posizioni critiche che si possono avere intorno al testo di legge, insomma, aveva aggregato trasversalmente un numero di parlamentari che tutto sommato, se si fosse continuato su quel lavoro, probabilmente si sarebbe potuto arrivare anche ad avere una maggioranza che poteva che avrebbe potuto approvare quel testo di legge. In realtà è evidente che ci sono stati dei problemi politici all'interno delle formazioni di riferimento dei parlamentari, per cui oggi ci troviamo in una situazione in cui nella quale il dibattito è sospeso e noi riusciamo a parlare al massimo di cannabis terapeutica, posto che la cannabis terapeutica, diciamo, in Italia è già in qualche modo legge, anche se con tutta una serie di vincoli, difficoltà, eccetera, eccetera. E però io non ne parliamo della possibilità di discutere intorno alla riforma del DPR 309 e di altro. Eppure io credo che noi dobbiamo provare anche un po' ad interrogarci sul fatto che vi è dall'altra parte una crisi anche di quell'area, di quella rete di associazioni, di movimenti, eccetera, eccetera, che fino ad oggi in qualche modo ha posto il problema delle politiche sulle droghe, di un cambio di rotta, che è quello che poi ha espresso il libro bianco, questo ottavo libro bianco, e che oggi prova a discutere attraverso il cartello. Perché Franco diceva forse dobbiamo fare una controconferenza. Io ho dei dubbi che questo, non so quanto una controconferenza in questo momento sarebbe in grado di incidere su questo livello politico critico, ma non sono nemmeno convinto del fatto che noi attualmente siamo in grado di costruire una controconferenza, se è questo proprio l'obiettivo immediato. Io personalmente penso che all'interno di questa crisi, oggi è presente quasi tutto il cartello, mancano però il CNCA ufficialmente, anche se vi sono dei rappresentanti del CNCA autorevoli, anche ITARD, per gli impegni del coordinamento di ITARD, però insomma per questa. Anche questo dal mio punto di vista è un segnale, no? di problematiche interne al cartello. Io credo che, rifaccio una proposta che ho fatto qualche tempo fa, sarebbe opportuno che tutte le forze del cartello che si riconoscono nel cartello e ritengono ancora di dover continuare a fare un discorso comune, anche una battaglia comune, bisognerebbe promuovere un seminario intermedio a una serie di altre iniziative, nelle quali ogni forza aderente al cartello coinvolge 7-10 suoi aderenti, diciamo, significativi, per discutere insieme sulle condizioni politico-culturali che ognuno si dà per ricostituire un organismo di questo genere, indicando anche quali sono le tracce, le tappe che dobbiamo realizzare e mettere in atto. Anche rispetto alla prospettiva del genere, insomma, io riesco ad avere un'idea sulle cose che dirò ora velocemente, sulla scia di quanto diceva Massimo e Maria, a proposito del fatto che tutto sommato vi sono due cose interessanti nuove in questa fase critica, come capita spesso, no? Da una parte interventi di riduzione del danno, non so come, sono rientrati all'interno di ELEA ufficialmente, e dall'altra nella relazione al Parlamento, che per quanto una relazione discutibile, però è firmata da un ministro, che non so se sarà eletta o non ha firmato, e che contiene, secondo me, due elementi interessanti. Uno, una critica, anche se larvata, ai servizi pubblici o all'esigenza di un cambiamento delle poste, e l'altra, un'area abbastanza ampia, due sezioni sulla riduzione del danno, una che fa riferimento alle esigenze di recuperare all'interno del nostro paese le indicazioni che già in Europa da tempo, intorno alla riduzione del danno, da tempo come quarto pilastro, sono diffuse, e la necessità di non solo realizzarle, ma riportarle all'interno del contesto italiano dei servizi. Vi è una ricerca che è stata realizzata, commissionata prevalentemente dal cartello, che è una ricerca che riporta dei dati su
le esperienze ventennali di riduzione del danno realizzate in Italia, molto disomogenee tra loro, diciamo, quasi assenti a sud, poi a macchie leopardo in varie parti d'Italia, e dall'altra però vi sono una serie di commenti e di come dire, indicazioni politico culturali molto avanzate che, se dovessero essere riprese dal legislatore, come dire, riporterebbero l'Italia non solo a acquisire la riduzione del danno come quarto pilastro, ma anche come una prospettiva più ampia che va al di là del quarto pilastro, capace di orientare le politiche generali pubbliche e quelle dei servizi. Naturalmente le cose non stanno proprio così, evidentemente, però io credo che questa area della riduzione del danno può essere un'area all'interno della quale noi possiamo provare a rilanciare un discorso non solo che riguarda i servizi, ma più generale politico culturale. Iniziative concrete che noi potremmo proporre, una la citava Maria, è quella di riscrivere più che aggiornare linee guida sulla riduzione del danno. Naturalmente questo significherebbe fare un accordo col DPA, che in questo momento, diceva Franco, è un dipartimento monco che si propone funzioni tecniche scisso dalla politica, quindi naturalmente bisognerebbe capire quanto un documento del genere, un documento che poi uscendo da quel dipartimento riesce ad avere, no, come dire, una forza nell'ambito delle politiche pubbliche. Dall'altra, cosa per certi versi, diciamo, che renderebbe questa prima fase più forte, quella di proporre un allargamento del gruppo tecnico interregionale delle conferenze Stato-Regioni, così come è stato fatto per le linee guida, no, sulla terapia dell'AIDS, un ampliamento sia a rappresentanti della società civile, ma direi anche a operatori, insomma, che hanno un minimo di esperienza nel settore, per poter dettagliare gli interventi di riduzione del danno, per poter dare un'indicazione alle regioni di cosa significa realizzare interventi di riduzione del danno all'interno dei contesti regionali secondo una logica omogenea e uniforme, identificando sia le tipologie di servizi sia i modelli culturali a cui questi servizi dovrebbero fare riferimento. Io credo che tutto ciò è difficile poterlo pensare, ipotizzare, considerando il livello attuale delle regioni, della conferenza Stato-Regione, un gruppo tecnico che penso non venga convocato da lungo tempo, eccetera eccetera, se non vi è una spinta da parte della società civile di cui noi dovremmo come dire, farci carico attraverso, io penso, una delle possibilità di iniziativa che propongo io. Ultimissima cosa, io sono molto d'accordo con Franco sul fatto che da una parte noi dobbiamo proporre dei cambiamenti legislativi, dall'altra però sarebbe utile, interessante capire quanto è possibile anticipare questi cambiamenti attraverso delle proposte anche di modifica formalmente parziali, chiamiamole così. Per esempio penso del DPR 309, penso alla depenalizzazione della coltivazione per l'uso personale e penso anche a una modifica, su questo sarebbe utile che chi si occupa di leggi, che antico, le autorità della regione potessero, o i parlamentari, operare su tutto ciò che ha a che fare con trasporto e detenzione, potendo riarticolare tutta questa area, questa materia un po' magmatica, che possa consentire, per esempio, a un operatore pubblico di poter fare l'analisi delle sostanze per strada, cosa che noi in questo momento non possiamo fare. Dobbiamo usare tutta una serie di bizantinismi, non lo possiamo trasportare, cioè rientriamo dentro all'interno dell'articolo 73, per, diciamo, se noi vogliamo provare a dare questo servizio. Questi potrebbero essere i tentativi di intervenire su queste aree, diciamo, come dire, nevralgiche, diciamo, del blocco legislativo, per cui lavorando su questa parte legislativa e dall'altra parte sui LEA, in qualche modo si potrebbe riaprire non solo la discussione, ma aprire le contraddizioni, allargare l'area e l'arco dei possibili cambiamenti da introdurre. Grazie. Se posso un attimo, no, a proposito dell'allargare, no, appunto, per quanto riguarda la questione dei LEA, che appunto vedono finalmente insomma l'inclusione dell'interruzione del danno nell'articolo 28, mi pare. Ecco, non è soltanto il mondo delle dipendenze che guarda quell'articolo, insomma, l'introduzione, insomma, no? Perché comunque l'intervento di riduzione del danno interessano anche altre aree, insomma, no? Penso appunto, giusto appunto, al piano nazionale
HIV, l'intervento del danno, sono rivolti anche alle persone, ai lavoratori del sesso, sono rivolti ai migranti, alle persone trans, no? Per cui io credo che su questo dovremmo cercare di, anche a proposito di cartello, anche allargare i nostri orizzonti, insomma, in qualche maniera un po' sdrogarci, insomma, no? per costruire nuove alleanze, ma soprattutto anche, anche ad avere anche nuovi partner, no? Penso anche a tutta la parte della comunità scientifica che da 30 anni si occupa di temi legati alle infezioni sessualmente trasmesse, insomma, che rispetto ad alcune evidenze ormai da tempo, no, hanno comunque favorito la promozione di alcuni interventi, per cui credo sia importante, insomma, no, nel momento in cui andiamo a pensare a una nuova declinazione delle linee guida sulla riduzione del danno, si coinvolgano anche altri attori, insomma, pensando anche alle nuove strategie della prevenzione, no, che non sono soltanto legate alla modifica dei comportamenti, ma anche voglio dire, all'inserimento anche di diciamo, trattamenti farmacologici diciamo, che possono essere assimilabili a forme di profilassi, insomma, che ovviamente per quanto riguarda anche insomma, la nostra formazione di operatori della gestione del danno, un passaggio non leggero, insomma, no? Perché siamo operatori che abbiamo lavorato sempre in una strategia volta alla modifica dei comportamenti, e quindi pensare che si possa fare prevenzione anche attraverso l'utilizzo di farmaci, insomma, facciamo un po' di, abbiamo fatto, e comunque si fa ancora un po' di difficoltà. E niente, questo. Grazie mille. Io credo che sia particolarmente importante anche questo aspetto nel giorno in cui presentiamo il libro bianco con i dati, perché quello che succede anche, prima veniva ricordato anche l'andamento delle infezioni HIV, eccetera, eccetera, cioè quello che succede è che spesso anche alcune scelte politiche, non solo a livello italiano, ma anche con riferimento europeo, pescando i dati, i dati italiani, vengono fatte su dei dati che non sono realistici e non sono reali. Ad esempio, l'Osservatorio Europeo sulle droghe individua un 47% delle persone che si presentano nei servizi che si presentano per un problema di consumo di cannabis. Ora, questo dato è un dato che viene pescato dalle segnalazioni che i prefetti fanno, che vengono fatte ai prefetti, spediscono le persone ai servizi, e le persone a quel punto che accedono al servizio automaticamente vanno a aumentare il numero di persone che si presentano ai servizi per un problema di consumo di cannabis. È un dato completamente falso. L'altro dato che mi ricordava poco tempo fa, forse proprio Massimo Maria, è quello sul fatto che su tutti coloro che si presentano ai servizi per le dipendenze bisognerebbe che ci fosse una copertura di analisi sulla positività, per esempio all'HIV, del 90%. Oggi, per la riduzione anche delle risorse, credo che in alcune regioni si sia meno del 20%. Siamo al 10%, la Toscana è al 10%. La Toscana è al 10%. Adesso è inutile che ci diciamo che sono diminuite le infezioni, se non andiamo a verificare, cioè se non rispettiamo nemmeno gli obiettivi minimi che ci siamo dati, che poi sono obiettivi europei, se non mi sbaglio, no? Un AIDS, quindi internazionale. A maggior ragione credo che ci sia bisogno di fare in modo che questi momenti di confronto non rimangano vincolati soltanto a noi stessi, questo lo ricordava bene Stefano, lo ricordava Franco, io non so se è la controconferenza, fra virgolette, il momento migliore per rientrare nel merito di queste cose, o il suggerimento che faceva anche Stefano di gruppi di lavoro, eccetera, questo secondo me meriterebbe una discussione anche strategica. Sì, un gruppo di lavoro, che però forse non sarebbe sufficiente. O se sia meglio farlo prima o dopo le elezioni, cioè, perché anche questo è un altro argomento di strategia non indifferente. Però mi sembra che l'urgenza ci sia tutta, ecco. E i numeri dell'ottavo libro bianco ce lo ricordano ancora. Adesso io, se Alessio volesse fare il proprio intervento, secondo me è il momento giusto. Se ti presenti, per favore. Sì, assolutamente, perché siamo in diretta su Facebook.
e fra l'altro siamo oltre le 12.000 visualizzazioni, quindi siamo molto oltre i presenti in questa sala. Ecco, siamo a 20.000. poi può darsi anche che abbiano soltanto aperto il video e subito spegnuto. Ci sono 40 persone. 12.000 visualizzazioni vuol dire presenti. Sono Alessio Guidotti e sono qui in rappresentanza dell'associazione Isola di Arran. Faccio da portavoce perché doveva venire Andrea Fallarini, ma non è potuto venire e io ho il piacere di fare da portavoce appunto all'associazione Isola di Arran, che è a sede fisica a Torino, ed Europud, la rete europea di attivisti e persone che usano sostanze, presente in 14 nazioni europee, compresa l'Inghilterra. È infatti in tale nazione che noi abbiamo i nostri uffici di rappresentanza, nel segno di un'unione che va oltre gli interessi e le scelte politiche, tese a decostruire un'Europa che noi invece continuiamo a sentire e volere fondata sulle relazioni tra persone e il rispetto dei diritti fondamentali. I diritti fondamentali dell'uomo sanciti con la Carta del 48, ancora validi e attuali, almeno finché ci sarà bisogno di tutelare l'ultima persona che ancora non ne gode pienamente. Siamo consapevoli che l'immaginario col quale spesso siamo definiti dà adito in elementi meno eccelse a sentimenti che vanno dalla pietà fino a raggiungere alla rabbia contro quei comportamenti che alcuni tra noi mettono in atto per procurarsi la sostanza in barba delle leggi, ma soprattutto al rispetto per gli altri. Tuttavia rivendichiamo in primis la nostra condizione di persone portatrici di diritti e rigettiamo con forza un errato e vetusto processo di identificazione con chi commette atti criminali, così come verso coloro i quali ci vedono dei malati per privarci della libertà di scelta. Chi usa sostanze è spesso una persona che, al di là di quell'unico comportamento, spesso celato e più, viene considerata normale. Certamente esiste un numero tra noi che sviluppa problematiche, talvolta gravi, in conseguenza dell'uso di sostanze, che purtroppo non sempre viene adeguatamente supportata. Al contrario, spesso un po' ovunque, è stigmatizzato, criminalizzato e perfino ucciso, come ci mostrano recenti cronache delle Filippine, ma dove, se volessimo trovare altri esempi celebri, non è certo necessario andare molto lontano, anche da questa stessa città, un nome su tutti, quello di Stefano Cucchi. I gruppi, le associazioni, le ONG che compongono la rete europea hanno votato il proprio lavoro ad azioni concrete. Un'azione globale e compatta di advocacy collegata alla realizzazione concreta di progetti peer leader condotti da pari, persone che usano o hanno usato sostanze, spesso in cooperazione con professionisti del settore che credono nel rispetto dei diritti umani, con l'obiettivo comune di costruire un supporto reale a chi si è trovato in difficoltà o ha sviluppato problematiche connesse con l'uso di sostanze. Lavoriamo per la costruzione e la diffusione di azioni concrete di riduzione del danno che ci vedono, ad esempio, oggi fortemente impegnati nella battaglia per limitare le infezioni da epatite C, per giungere a una sua completa eradicazione. Oggi ciò è reso possibile grazie all'innovazione in campo farmacologico, ma è osteggiata da comportamenti miopi che limitano l'accesso alle cure attraverso norme che in modo sia diretto sia indiretto allontanano le persone che usano sostanze da cure necessarie sia a loro sia all'intera comunità che in tal modo diventa esposta al rischio di contagio. Ciò che succede nel caso dell'epatite C è purtroppo comune a molte altre malattie che colpiscono la comunità di persone che usano sostanze e mette in luce la necessità di un cambio di paradigma che esuli, finalmente, dalla rincorsa all'astensione come ricetta contro i problemi droga correlati e che vede la guerra alle droghe quale strumento per combattere la diffusione e il commercio. Ciò che noi chiediamo, come persone che usano sostanze, è di elaborare una nuova e necessaria legge sulle droghe che si sviluppi a partire da una completa depenalizzazione dall'uso di sostanze, come è meglio di quella attuata in Portogallo e i cui frutti sono evidenti a tutti. Crediamo sia importante porre al centro dell'interesse la persona e le eventuali problematiche che si possono sviluppare, allontanandosi dai soliti percorsi farmacocentristi che hanno guidato le leggi elaborate in passato dove la guerra a una cosa inanimata come una sostanza stupefacente ha calpestato i diritti fondamentali e allontanato dall'unico obiettivo possibile di supporto a chi ne ha bisogno e di tutela del cittadino.
ribadiamo inoltre proprio quel solco di una visione che si allontana da quelle che prendono origine dal considerare innanzitutto una sostanza, che il nostro antiproibizionismo non coincide con le istanze di legalizzazione volte alla creazione di un monopolio, ma si rifà ai concetti espressi dalla Carta dei diritti elaborata a Genova nel 2014, documento fondamentale sul quale si fondano anche le altre realtà che fanno parte dell'omonimo cartello. Io ho avuto il piacere appunto di leggere questo comunicato per conto di Isola di Arran e credo sia fondamentale che al dibattito che ci sta adesso e che spero si mantenga vivo e ci sia in seguito abbiano un ruolo fondamentale i consumatori rappresentati attraverso diverse associazioni. Grazie. Grazie Alessio. Non abbiamo una scaletta precisa, quindi io non so, vorrei invitare se vuole Marco Perduca introdurre magari Marco Rossi prima, Marco, il dottor Rossi magari sì, per concludere anche la parte. Professor Rossi, mi perdono. Marco. Ma mettetemi da comunque se tu volessi venire qua per evitare di farmi di essere ripreso un'altra volta, sì. Perché quest'anno il Libro Bianco si è arricchito anche di questa sezione su quello che è l'impatto economico che potrebbe avere la legalizzazione per ora della cannabis in Italia. Grazie Marco. Sì. Salve a tutti, il mio intervento si limita all'analisi del mercato illegale della cannabis in Italia e le eventuali conseguenze economiche e soprattutto fiscali di una sua legalizzazione secondo le modalità introdotte dalle varie proposte di legge che grosso modo tendono a convergere verso un modello di legalizzazione centrato sulla distribuzione tramite i monopoli di Stato. Quindi non un modello olandese con i coffee shop in cui la distribuzione avviene tramite imprese commerciali a fini di profitto, ma tramite il sistema di tabaccherie esistenti. L'approccio di questo mio breve intervento sarà economicista, quindi come direbbe Nietzsche, al di là del bene e del male, per quanto possibile scevro da implicazioni laiche. Quindi ho prima una descrizione del mercato e poi delle eventuali possibili conseguenze della legalizzazione. Come dicevo già stamani, il mercato della cannabis illegale in Italia è un mercato spesso e maturo, spesso in quanto è un mercato economicamente consistente. Ha una platea di consumatori stimata dall'Istat in oltre 6 milioni, 6 milioni e 100 mila, nel cui ambito si nuclea una parte molto più ridotta di consumatori abituali, i quali rappresentano la maggior parte dei consumi di cannabis in Italia. Il valore del controvalore dei consumi è stimato dall'Istat attualmente in 4 miliardi di euro, o meglio, l'Istat stima il valore delle vendite finali, mentre il valore dei consumi è più alto anche per un crescente ruolo dell'autoproduzione dal lato dell'offerta di cannabis in Italia. Quindi i due valori sono, secondo me, congruenti. Dal lato della domanda, dicevo, abbiamo una platea di 6 milioni di consumatori, circa un mezzo milione di consumatori abituali, che rappresentano oltre due terzi del consumo di cannabis in Italia. Marginalmente si sta sviluppando anche il mercato della cannabis terapeutica, sta crescendo, con ritmi di crescita abbastanza elevati, sia in area urbana che in provincia. Soprattutto qui a Roma, ultimamente abbiamo aperto ad esempio il Canapa Caffè. Dal lato dell'offerta, andando la produzione è ancora soprattutto derivante da importazioni, l'offerta si basa su importazioni, tradizionalmente dal Marocco e più recentemente dall'Albania. Ma un ruolo crescente sta avendo la produzione domestica, in particolare la coltivazione domestica, proprio indoor, di piccoli quantitativi di canapa per uso personale. Ciò è testimoniato dall'esponenziale crescita dei grow shop in Italia, che sono passati in pochi anni da 100 a oltre 300. Quindi in un panorama economico e commerciale italiano di sostanziale crisi, questo settore viceversa sta sperimentando evidenti profitti. Sempre ascendendo nella scala astrazione, per quanto riguarda la vendita al dettaglio, il mercato della cannabis è un mercato apparentemente molto concorrenziale. Le stime sul numero di spacciatori sono
c'è solo una stima disponibile, oggi ne parlavamo, non molto affidabile, comunque diciamo che diverse decine di migliaia di spacciatori sono presenti sul territorio italiano e la cannabis è facilmente acquistabile su quasi tutto il territorio italiano con tempi di reperimento molto brevi, tranne alcune zone isolate. Il ruolo della criminalità organizzata è prevalente nella parte dell'ingrosso, delle importazioni dall'estero soprattutto, mentre per quanto riguarda il dettaglio è il mercato popolato da una miriade di piccoli spacciatori non necessariamente legati a organizzazioni criminali, se non in particolari aree geografiche dove il controllo del territorio da parte delle organizzazioni criminali è più intenso. Cos'altro dire, molto brevemente. E già un aspetto interessante che mi stavo dimenticando, la maturità del mercato. Il mercato della cannabis ormai è presente in Italia da oltre 40 anni e i consumatori di cannabis nel frattempo sono invecchiati. Come in tutti i mercati, il prodotto viene lanciato sul mercato, esso riscuote un successo soprattutto in ambito giovanile, però 100 giovani consumatori, diciamo che grosso modo un 5% mantiene il vizio anche in età adulta e quindi diventano consumatori cronici. Sono passati ormai 40 anni e abbiamo adesso che il numero di consumatori adulti sta crescendo ed è molto rilevante. A conferma di questo dato è uscito le segnalazioni ex articolo 75, il dato dal 1990, l'ultimo dato per me disponibile che è del 31 dicembre dell'anno scorso, del 2015, la percentuale di over 30, di persone quindi adulte, segnalate sul totale segnalati ex articolo 75, è cresciuta in questi 27 anni dal 10% che era nel 1990 a quasi il 30% che è oggi. Quindi io propongo una distinzione fra mercati, colgo l'occasione di proporre questa ipotesi, una distinzione tra il mercato della cannabis in sé e il mercato dello sballo. Inizialmente anche il mercato della cannabis, popolato soprattutto da giovani, che cercano lo sballo. Quindi qualunque sostanza va bene, purché, come si dice in gergo, butti di fuori. Alcol, cannabis, cocaina e così via. E in questo mercato il problema fondamentale è la reperibilità del prodotto, piuttosto che il prezzo. Viceversa, il mercato della cannabis è, a mio avviso, adesso soprattutto composto da consumatori adulti che preferiscono la cannabis ad altre sostanze. Non cerca uno sballo quanto un consumo quotidiano, sistematico e costante che porta in uno stato di piacevole ebbrezza, per loro giudicata piacevole. In buona sostanza sono padri di famiglia, stimati lavoratori che la sera dopo cena, a braccetto con la moglie davanti al divano, invece che bersi una grappetta si fumano uno spinello. E questo rappresenta oggi il grosso del mercato. Il mercato della cannabis, se poteva essere identificato come un mercato giovanile negli anni 70, non lo è più adesso. Adesso la componente giovanile è numericamente prevalente, ma dal punto di vista delle quantità consumate non lo è affatto. Sono i consumatori abituali, cronici, che consumano da 1, 2 fino a 3 grammi al giorno a rappresentare la massa, la gran maggior parte della quantità di cannabis consumata in Italia, mentre i consumatori saltuari rappresentano al massimo un terzo dei consumi. Questo vale per l'Italia come in generale per tutti i paesi, è un fenomeno abbastanza comune per quanto riguarda almeno il mercato della cannabis, ma io direi in generale per vari tipi di mercati, è un fenomeno merceologico abbastanza noto. Quindi, chiusa questa sezione su quello che è, passiamo a quello che potrebbe essere. Secondo le proposte di legge che vorrebbero regolamentare il mercato della cannabis come il mercato dei tabacchi lavorati, quindi applicare un'aliquota grosso modo di 3/4 del prezzo, 75%, allora, nell'ipotesi che la legalizzazione avesse successo e tutta la cannabis consumata in Italia fosse viceversa acquistata presso le tabaccherie, le stime grosso modo convergono nell'indicare che lo Stato italiano potrebbe incassare da imposte sulle vendite circa 3 miliardi di euro. Le stime sono molto valide, riportate in appendice, vanno da 2 miliardi fino a 6 miliardi all'anno, ma io credo che 3 miliardi di euro sia una cifra ragionevolmente attendibile. A questo vanno aggiunti i risparmi di spesa, o meglio i reindirizzi di spesa dovuti all'applicazione della normativa proibizionista, spese di polizia, magistratura e carceri. Queste spese sono state stimate per un valore compreso fra i 500 milioni e 1 miliardo di euro all'anno. Io cerco di mantenermi sulla stima più prudente, 500 milioni all'anno. Si noti che la legalizzazione della cannabis non dovrebbe implicare una riduzione di questa spesa quanto un riutilizzo di queste stesse risorse per altre finalità. Ad
esempio, che so, le unità cinofile attualmente addestrate per fiutare la cannabis potrebbero essere addestrate per fiutare esplosivi, tanto per fare un esempio. Questo per quanto riguarda l'aspetto erariale, ma sempre brevemente vorrei anche ricordare, come già ho fatto stamani, l'aspetto reddituale. Il consumo di cannabis infatti è sanzionato non tanto dal punto di vista penale quanto dal punto di vista amministrativo. Eccoli, ho trovato i dati. Infatti abbiamo che il totale dei provvedimenti, le segnalazioni per cannabis in questo periodo dal 90 al 2015 è di 800.000 individui, una schedatura di massa se volete, a cui conseguono circa, da me stimati, 200.000 provvedimenti amministrativi. Ora, è noto in letteratura come dal punto di vista economico i provvedimenti e le sanzioni amministrative possono essere più gravose di quelle penali. Come mi ricorda sempre un mio bianchino su in campagna in Toscana, mi avessero messo in galera per 15 giorni piuttosto che togliermi la patente per 6 mesi, per me sarebbe stato meglio. L'avevamo preso e aveva preso una birrettina in più in campagna. La legalizzazione della cannabis potrebbe portare a una riduzione di queste sanzioni e quindi a un aumento della capacità produttiva di questi soggetti. Inoltre, la legalizzazione della cannabis potrebbe portare anche a un contributo economico positivo per la sostituzione delle importazioni con la coltivazione nazionale. Come vi dicevo, tradizionalmente la cannabis consumata in Italia è importata dall'estero, ma l'Italia si presta benissimo alla coltivazione della canapa. Tradizionalmente l'Italia è uno dei principali paesi al mondo per la produzione della canapa, rivaleggiava in Europa con la Russia, e fondamentalmente la coltivazione della canapa industriale non è molto diversa da quella della canapa a fini ludici. Quindi ci sono le premesse, come dire, climatiche e geomorfologiche affinché l'Italia possa diventare un paese produttore o almeno capace di soddisfare i suoi consumi interni grazie alla produzione nazionale. Un altro capitolo interessante è il turismo dello spinello. Questo va inteso in un'ottica temporale, ovvero sia, se la legalizzazione avviene in tutta Europa, allora il fenomeno probabilmente è modesto, se non addirittura trascurabile, ma l'esperienza olandese a suo tempo, e soprattutto quella del Colorado in questi ultimi mesi, sta mostrando come, se si legalizza la cannabis solo in un paese, si crea il cosiddetto turismo dello spinello. Turisti da altri paesi, da altri stati, confinanti, vanno in Colorado adesso a consumare cannabis. Questo dato è evidente se guardiamo gli aumenti delle vendite in Colorado tra le città tipo Denver, in piano, le aree metropolitane, e le aree montane, Aspen, eccetera. Mentre nelle aree metropolitane l'incremento dei consumi è stato molto modesto, intorno al 10%, pare che nelle località montane, dispongo solo di una statistica a proposito, quindi prendetela con le molle, l'aumento dei consumi abbia superato abbondantemente il 100%, e quindi il turismo evidentemente fa da traino. Per quanto riguarda il Colorado, in particolare, le entrate da imposte complessive, da imposte sulle vendite della cannabis, sono arrivate adesso a circa 160 milioni, con un aumento del 40%, no, 140 milioni, perdonatemi, sto citando a mente, con un aumento del 40% rispetto all'anno precedente. E grosso modo le entrate da cannabis per lo Stato del Colorado, mi pare, ricordo così a mente, sono dalle 3 alle 4 volte le entrate che lo stesso Stato riscuote dalle imposte sugli alcolici. Parliamo di Colorado, quindi un paese dove il consumo di alcolici è abbastanza elevato. Non sto a parlare del gateway effect, cioè della possibilità che legalizzando la cannabis si separino mercati della cannabis dal mercato delle altre sostanze. Questo è un fenomeno ormai noto, il dibattito politico olandese da tempo ne ha parlato ed ha riconosciuto come la legalizzazione, o meglio la politica di tolleranza olandese, abbia sortito comunque almeno questo effetto, separare due mercati, il mercato della cannabis dal mercato delle altre droghe. Questo è un risultato, penso, riconosciuto anche da coloro che stanno contestando la politica della tolleranza attualmente in Olanda. Avevo fatto una tabella, mi dispiace non avere le slide con me, una tabella riassuntiva che riepilogava quello che vi stavo dicendo. Vabbè, ve la dico velocemente. Quanto attività, competenzione.
Sì, i costi sanitari, non ho parlato dei costi sanitari e qui l'argomento è abbastanza complesso. La presenza di un danno dal fumo derivante all'uso di cannabis potrebbe essere il pretesto per cui si impone una tassazione sui cannabinoidi, in linea con quanto avviene con il tabacco. Chi fuma tabacco danneggia non solo se stesso, ma anche la collettività, perché implica per la collettività delle spese sanitarie per la sua cura, della perdita di reddito, e quindi è quello che viene chiamato in economia un'esternalità. Per compensare questa esternalità si utilizza appunto una tassa correttiva, una tassa sul vizio, la tassa sui tabacchi. Ora, nel caso di legalizzazione della cannabis e sua tassazione, da una parte siamo fortunati perché l'aliquota di imposta che dovremmo imporre il 75% farebbe sì che il prezzo al dettaglio della cannabis post legalizzazione, quindi con tax, sarebbe grosso modo in linea con il prezzo della cannabis che si registra adesso sul mercato illegale italiano, quindi questo comporterebbe una facilità dell'emersione degli scambi. Il punto che si pone è quali sarebbero i costi sanitari, quindi quali sarebbero gli impatti sulla diffusione del consumo per le varie categorie di consumatori in seguito a una sua legalizzazione. Ora, la storia insegna che la proibizione o la legalizzazione di una sostanza sortiscono solo il balloon effect o il reverse balloon effect. Nel 1920 in America tu vieti gli alcolici, il consumo di alcolici non scompare, ma si trasferisce nel mercato illegale. Il trend decrescente di consumo degli alcolici precedenti al 1920 è confermato negli anni successivi, senza significative alterazioni. Così come nel 1933, quando con il Repeal Act tu togli il Dry Act, la legge secca, e reintroduci la liberalità del consumo di alcolici, non si è avuta un'impennata nel consumo degli alcolici, ma sono rimasti sostanzialmente piatti come prima del 1933. Il punto che si pone, magari più interessante, è sulla qualità del prodotto. Infatti anche con gli alcolici quello che accade è che la proibizione comportò un aumento delle malattie di cirrosi epatica legate all'adulterazione del prodotto. E si levano alcune voci riguardo all'adulterazione della cannabis venduta nel mercato illegale. Se questo è vero, se la cannabis venduta nel mercato illegale, è adulterata, il suo passaggio al mercato legale comporterebbe un miglioramento nello standard di qualità del prodotto e quindi un miglioramento della salute generale della popolazione dei consumatori. Infine, riagganciandomi a quanto accennavi tu precedentemente, un altro aspetto dei costi sanitari sono i costi sanitari, per così dire, non voluti, ma bensì indotti dal prefetto, dall'autorità di polizia che dimanda presso il CERT. Anche in questo caso la legalizzazione dovrebbe perlomeno parzialmente ridurre questo costo sanitario, comunque la collettività sopporta. I trattamenti sanitari coatti si dovrebbero ridurre. Io terminerei qui. Se avete domande... Grazie mille. Prego. L'Economist tempo fa, studiando il Colorado, diceva che hanno cercato di mantenere quanto più bassa possibile la pressione fiscale, che comunque per gli standard americani è altissima, cioè il 22%, proprio per evitare di aumentare troppo il prezzo e renderla non concorrenziale con il mercato. Perché subito partire, secondo te, giusto con una pressione come quella per i tabacchi? Perché sarebbe più facile, perché abbiamo già un modello che funziona in un certo modo, o perché? Sì, questo è un punto sul quale ho accennato. Casualmente il 75% rappresenta il saggio di profitto attualmente riscosso dai spacciatori sulle vendite al dettaglio. E non è un caso che sia così, è un premio per il rischio. Loro non fanno un sovrapprezzo del genere perché hanno la possibilità di fare il prezzo che vogliono. Il mercato è molto concorrenziale, il prezzo già adesso è al suo minimo. Questa enorme differenza di prezzo che tu vedi adesso tra ingrosso e dettaglio, 70-80%, è il premio per il rischio dello spacciatore, premio che mette da parte per Elia De Caro quando poi sarà arrestato e servirà per pagare l'avvocato. Io c'ho un amico avvocato mio a Firenze che come dice, difendo solo gli spacciatori perché ultimamente sono gli unici che pagano, i soldi loro per pagare ce l'hanno sempre. Quindi in realtà partire con il 75% farebbe sì che il prezzo a cui noi vendiamo adesso la cannabis è in linea con il prezzo del mercato nero. A questo punto il consumatore normalmente tra consumare una sostanza, acquistare sul mercato nero e acquistare in tabaccheria, preferisce acquistare in tabaccheria. Gli spacciatori hanno un modesto margine
di abbassamento del prezzo, perché comunque le sanzioni sugli spacciatori illegali rimangono, quindi anche una volta che viene legalizzata, essi sarebbero costretti a riscuotere un premio per il rischio, cioè ad applicare un sovrapprezzo per i rischi di sanzioni penali a cui andrebbero comunque incontro. Però, ripeto, si potrebbe anche provare una tassazione più agevolata all'inizio e poi eventualmente alzarla. Ora, il tema però non so fino a che punto potrebbe essere, andrebbe specificato più in dettaglio. Attualmente in Colorado stanno in realtà pensando di abbassare le tasse ancora, visto che gli introiti sono così elevati, ma questo è legato, ripeto, soprattutto al turismo dello Spinello, e lì l'aspetto del prezzo è molto poco rilevante. Ad Aspen la marijuana costa il doppio che a Denver, ciò cioè nonostante la vendono comunque. Grazie mille, molto molto interessante. Io qua mi sono permesso di stilare una lista dei prossimi interventi, perché poi avevamo previsto comunque di chiudere i lavori entro le 18. E vorrei ricordare, ne approfitto anche perché siamo in diretta Facebook, che domani uscirà in allegato al quotidiano Il Manifesto un inserto tutto incentrato sul libro bianco, e quindi per chi non avesse ancora scaricato il libro dal nostro sito, comunque domani, oltre ai dati del libro bianco, avrà la possibilità di leggere alcuni articoli elaborati da alcuni degli autori del libro bianco sul Manifesto, con questo inserto di 4 pagine. Adesso io vorrei chiamare, magari potrebbero anche venire insieme al tavolo, Marco Perduca dell'associazione Luca Coscioni, Roberta Tumiatti delle Cacop Sociali, Claudio Cipitelli del consorzio Parsec, e poi successivamente Denisa Merini e Elia De Caro, ma potete insomma anche accomodarvi tranquillamente. Questo per poi lasciare anche magari un piccolo spazio per eventuali domande e riflessioni rispetto anche al dibattito sul cartello di cui abbiamo accennato nei primi interventi. Grazie Marco. Grazie a te Hassan, io già in conclusione del mio intervento magari torno su questa tua sollecitazione, su quanto detto prima a partire da Franco Corleone. Uno dei capitoli di questo libro e una delle attività che ci ha viste impegnati indipendentemente ma tutti insieme, diciamo negli ultimi 2 anni e mezzo, è stata il versante internazionale relativo al controllo delle sostanze stupefacenti, e credo che se non fosse stato per il nostro lavoro avviato con la conferenza di Milano di ormai 2 anni fa, non credo che il Dipartimento per le politiche antidroga avrebbe elaborato tutto quello che ha cercato di fare per fornire elementi alla delegazione italiana che partecipava alla sessione speciale dell'Assemblea Generale sulle droghe, né che allo stesso tempo la qualità degli interventi dell'Italia nelle varie tavole rotonde, anche in plenaria a New York, diciamo, avrebbe mantenuto questo segno distintivo di chiara controtendenza rispetto al passato. Quindi il lavoro che abbiamo fatto dalla fine del 2014 ha dato, se non altro lì per lì, dei frutti. Ora il rischio è che noi abbiamo fatto fare, o abbiamo concorso naturalmente a far fare una bella figura all'Italia a livello di Palazzo di Vetro, ma poi non si sono viste tradotte in Italia le grandi dichiarazioni che sono state sottoscritte, gli impegni che sono stati assunti dal nostro governo alle Nazioni Unite, in nessuno dei suoi atti relativi alle leggi e politiche in materia di sostanze stupefacenti. Un po' perché ce ne sono stati veramente molto pochi, gli unici sono stati nella primavera del 2014 a seguito della modifica della consulta della Fini-Giovanardi con il decreto Lorenzin e con un minimo di virgolette svuota carceri che era stato imposto più che dalla modifica della legge e dalla sentenza Torreggiani, che abbiamo visto essere ricordata stamani, adottata nel 2013, ma relativa a fatti del 2009 se non sbaglio, quindi insomma già in un contesto completamente diverso. Perché è importante insistere sulla dimensione internazionale? Perché abbiamo le 3 convenzioni che disegnano il perimetro della proibizione
o meglio, disegnano oltre il quale non si può andare o non si potrebbe andare secondo un'interpretazione molto rigida delle tre convenzioni, ma all'interno di questi tre documenti però consentono, addirittura promuovono tutta una serie di cose che anche qui l'Italia non fa. E tutte le politiche sociosanitarie che sono state ricordate poco fa sono previste, almeno dal punto di vista dell'enunciazione dei principi, dagli accordi internazionali e anche dal lavoro delle agenzie delle Nazioni Unite, in particolare UNAIDS, che cercano di promuovere politiche di riduzione dei danni, non esclusivamente collegati al consumo problematico delle sostanze stupefacenti, ma che ogni qualvolta si intersecano con il lavoro dell'Ufficio per la droga e il crimine di Vienna, sembrano non esistere. Quindi va bene la riduzione del danno se si parla di HIV/AIDS in alcuni contesti, ma non va bene quando questi contesti prendono in considerazione il consumo delle sostanze stupefacenti. Le riunioni a cui abbiamo partecipato si svolgono a Vienna, alla Commissione Droghe di questo ufficio per droghe e il crimine e anche alle Nazioni Unite durante la fase preparatoria della sessione speciale dell'Assemblea Generale. Qui, se non fosse stato per il contributo della società civile, avremmo rivisto lo stesso film del 2003, quello del 2009 e in certi momenti purtroppo anche quelli del 98, cioè delle altre fasi in cui la comunità internazionale si è riunita intorno a un tavolo per rilanciare tutto l'esistente, 20 anni fa con lo slogan "un mondo senza droga è possibile", col passare del tempo un mondo con quanta droga abbiamo oggi magari possiamo riuscire a mantenerlo tale, recentemente senza fare autocritica come dovrebbero e con la faccia, diciamo, tipicamente di bronzo della diplomazia, hanno iniziato a cambiare argomento. Lo slogan della presentazione del rapporto mondiale sulla droga del 2017 è "prima di tutto ascoltiamo". Listen first è l'hashtag che viene utilizzato dall'ONU per promuovere questo documento che è stato rilasciato giovedì scorso. Allora, se le Nazioni Unite si così presentano come un soggetto che ascolta prima di prendere delle decisioni, sarebbe utile che qualcuno continuasse a dirgliele queste cose. E noi come ONG, tutte le volte che ci richiamo a Vienna e a New York, insistiamo con la stessa critica, con le stesse denunce, elaborando dati a livello nazionale, regionale e internazionale, e questo libro credo che sia un unicum in tutto il panorama internazionale. Molto spesso noi ci confrontiamo con amici inglesi in modo particolare, ma anche spagnoli e francesi, che ci spiegano quale sarebbe il modello perfetto della legalizzazione, salvo loro a casa loro non essere mai riusciti a modificare una virgola di una legge. Noi che invece più o meno da 27 anni siamo riusciti, con successi alterni, invece a far addirittura passare un referendum nel 1993 che depenalizzava l'uso e il possesso personale, diciamo, ascoltiamo molto volentieri i suggerimenti degli altri, ma non è che non abbiamo di nostro elaborato proposte, né tantomeno non facciamo quello che le istituzioni non farebbero, cioè elaboriamo dei dati. Ci manca, forse a differenza di altri paesi, l'orecchio governativo e credo che dovremmo insistere, continuare a produrre dati e a chiedere interlocuzioni, perché solo così potremo arrivare da qualche parte. Quindi secondo me, e lo dico prima, poi dopo mi concentro su altre cose, non so se sia possibile una conferenza alternativa a una conferenza latitante. Di certo ogni appuntamento è qualcosa in più rispetto a quello che invece non accade. Ci siamo incontrati a Milano 2 anni fa, a novembre mi pare che fosse, la riunione del cartello, che è stata molto importante dal punto di vista dell'elaborazione anche dei punti che poi ci hanno accompagnato nell'anno e mezzo successivo. Secondo me, se noi ipotizzassimo a novembre di quest'anno un ulteriore passaggio in una città che politicamente parlando non è di nessuno, cioè dei cittadini, cioè Parma, probabilmente si potrebbe fare un passo nella direzione giusta, che metta insieme i temi che abbiamo affrontato oggi, che sono elencati nel libro bianco, e che magari partendo da quello dove c'è già più deciso, e cioè la parte socio-sanitaria, i LEA sono fondamentali,
si elabori tutta un'altra serie di proposte, di politiche, di suggerimenti, di linee guida, di documenti che poi vengono, come abbiamo sempre fatto, offerti al quel punto il governo sarà in fase di impacchettamento dei propri documenti, ma saremo nel momento iniziale della preparazione delle coalizioni, magari della definizione della legge elettorale, e quindi noi dovremmo offrire a tutta l'offerta politica che si andrà organizzando una serie di proposte, magari con le famose 10 domande, 7 domande, comunque le vogliamo chiamare, in cui si dice: voi che andrete alle elezioni e volete il voto dei cittadini, su questi 10 punti che cosa ci dite? Noi ve li diamo non soltanto come titoli, ma anche come proposte articolate, e li convochiamo a novembre a Parma per farci dare delle risposte, o a Parma per dire, insomma, dovunque si riesca a mettere insieme il tutto, per farci dare delle risposte pubbliche e chiedendo a chi, ai presenti, di assumersi un impegno di fronte agli esperti nazionali e internazionali che magari riusciremo a mettere insieme, ma anche all'elettorato che poi di lì a pochi mesi sarà chiamato a votare per loro. Ma torniamo invece alle cose che non sono rientrate in questo libro, perché non rientrano nella Fini Giovanardi, ma hanno sempre a che fare con le politiche sulle droghe. È stato ricordato, come lo faceva Franco Corleone stamani anche durante la presentazione del libro bianco, la legalizzazione della cannabis terapeutica sia stata il traino per la legalizzazione tout court della cannabis negli Stati Uniti. Oggi sono 28 gli stati negli Stati Uniti che riconoscono la marijuana medica, sono 8 più la capitale che invece hanno adottato, stanno per adottare una serie di leggi che consentano produzione, consumo e commercio di questa pianta. In Italia abbiamo legalizzato nel 2007, molto male devo dire, i cannabinoidi terapeutici. Nel 2013 c'è stato un ulteriore passaggio legislativo minimo, ma da una parte non si è fatta formazione e informazione per gli addetti, cioè medici di base e farmacisti, per far conoscere l'esistenza della legge e di chi possa prescrivere che cosa e dove questo prodotto possa essere comprato. Nel 2014 si è firmato un memorandum tra il Ministero dell'Agricoltura, quello della Salute e quello della Difesa per produrre a Firenze, prima in fase pilota, poi in fase meno pilota, ma comunque sicuramente insufficiente, una quantità di prodotto, di infiorescenze che pare non siano di qualità degna, ma insomma comunque intanto si è avviato. Non passa giorno che non si abbia informazione da parte dei pazienti di mancanza di prodotti o di scarsità di qualità dei prodotti stessi. Tutto questo è avvenuto in un contesto in cui l'Italia non si è posta minimamente il problema di lanciare uno studio nazionale sulle proprietà terapeutiche della canapa, né tantomeno, se mai avesse dovuto comunque far tesoro della letteratura internazionale, che pur esiste ampiamente, magari non in italiano, anche se comunque diversi centri universitari stanno andando molto avanti con delle loro ricerche, lanciare una sperimentazione clinica dell'uso della cannabis terapeutica, per poi porsi il problema a livello nazionale e unirsi agli altri paesi che nel mondo lo hanno già fatto, di chiedere all'Organizzazione Mondiale della Sanità di fare una revisione critica delle proprietà terapeutiche della pianta, e quindi piano piano, come è avvenuto per esempio per la morfina, prendere la decisione storica, ma storica perché ci porterebbe a migliaia di anni fa, di ritenere questa pianta un qualcosa che non in quanto pianta è medicina, ma che può essere produttrice di principi attivi che possono diventare medicine, e quindi porsi il problema all'Agenzia Nazionale del Farmaco e magari anche a quella europea, infine all'Organizzazione Mondiale della Sanità stessa, di capire quali sono le caratteristiche necessarie perché questi prodotti vengano considerate vere e proprie medicine. Io sono a favore della depenalizzazione della produzione personale e anche industriale della pianta con THC e CBD, ma non credo, per il semplice fatto che uno se la consumi a casa, che questa sia una medicina. L'associazione Luca Coscioni è un'associazione per la promozione della ricerca scientifica. Occorre che tutte queste belle cose che ci diciamo abbiano sempre dei dati elaborati
condivisi e comprovati, confutati se possibile da un'ampia platea di persone che se ne intendono e che non soltanto la usano per sé, ma sanno come ricercarla. Il 27 di settembre a Torino, l'ultimo giorno del G7 sulla scienza, al campus Einaudi organizziamo una conferenza internazionale sulla ricerca scientifica sulle sostanze stupefacenti controllate, che avrà al mattino una parte più prettamente giuridica, dove cercheremo anche di far emergere le contraddizioni fra i patti internazionali per i diritti economici, sociali e culturali e le tre convenzioni internazionali. I patti hanno rango costituzionale, le convenzioni no, non si capisce perché una convenzione mi debba limitare un diritto universalmente riconosciuto, che è quello alla ricerca scientifica intesa come libertà di ricercare, ma anche poter godere dei massimi ritrovati della ricerca stessa. Il pomeriggio invece, grazie alla presenza di ricercatori del Nord Europa, degli Stati Uniti e forse anche dell'Australia e di Israele, metteremo a confronto la ricerca scientifica su tutte le sostanze controllate, che non sono solo la cannabis, ci sarà anche la ayahuasca, ci sarà l'MDMA, le psilocibine e anche, speriamo, il peyote e l'iboga, perché questo è non solo consentito dalla normativa internazionale, ma nel 1961 furono adottate la prima convenzione per promuovere l'uso scientifico per fini medici di queste sostanze. Allora noi ci troviamo di fronte a una serie di leggi adottate dal, diciamo, fine degli anni 60 in poi, che hanno limitato l'idea originale che ammise nel 61, voglio dire, se chi ricorda quale fosse il mondo nel 1961 basterebbe citare la Baia dei Porci per dire che come stavamo messi nel confronto est-ovest, ma tutti d'accordo, si misero intorno a un tavolo per mettersi d'accordo per promuovere l'uso medico scientifico di queste sostanze. Allora, il contributo che noi dobbiamo continuare a dare è quello di elaborare dati, ma farlo sempre in linea con gli obblighi nazionali e internazionali che le istituzioni hanno e che non portano avanti, perché sicuramente, diciamo, forse 30 anni fa potevamo pretendere di chiedere la Luna, oggi non credo che sia il chiedere la Luna una modifica. Anch'io sono d'accordo con Franco che andrebbe adottata una sanzione amministrativa per chi dice divisive, qui si tratterebbe di adottare una sanzione amministrativa per chi dice, come si dice in francese, una stronzata, perché non c'è niente di meno divisivo che la legalizzazione della cannabis, se non altro, perché dovunque tu ti giri sono tutti a favore. Quindi secondo me, e con questo concludo e ringrazio, ci sono talmente tanti elementi che sono emersi negli ultimi anni di lavoro comune, sicuramente in buona parte sono riassunti in questo documento, che potrebbero farci essere ottimisti per avere una buona agenda per un'altra conferenza alternativa. C'è un problema di risorse, potremmo tentare anche il famigerato crowdfunding per capire se da qui a novembre qualche migliaia di euro lo tiriamo su per trovarci, appunto, come detto, nella città che non è di nessuno dei partiti del regime italiano, ma che è del primo sindaco che ci ha firmato la legge d'iniziativa popolare, e cioè Parma. Grazie. Grazie Marco. Roberta? Presenti per favore sempre, grazie. Certo, allora buonasera a tutti, Roberta Tumiatti, Lega Coop Sociali Nazionale. Sarò breve anche per non riprendere alcuni argomenti che condivido e che sono già stati trattati nei precedenti interventi. Volevo però richiamare un paio di passaggi che il Ministro della Giustizia Andrea Orlando aveva fatto in occasione del suo intervento dell'assemblea di Hangas, quando si riferiva sia all'importanza di attivare degli interventi e dei servizi che avessero un approccio pragmatico, non ideologico, e che ponessero al centro l'essere umano. Ecco, l'impressione, che è già stata ricordata da altri, e che nonostante le buone intenzioni, il sistema dei servizi e degli interventi, lo dico da privato sociale, in quest'ambito di fatto sia ancora un panorama disomogeneo, regionalmente frammentato,
che ci pone di fronte anche a una copertura deficitaria dei bisogni sui nostri territori. Questa è una sensazione ed è anche una realtà che riguarda sia i servizi di cura e di riabilitazione, l'ho già detto questa mattina durante la conferenza stampa, servizi che nelle intenzioni degli operatori che vi lavorano e anche dal punto di vista nazionale e della CAP sociali meritano un'attenzione, un'innovazione e anche una disponibilità alla sperimentazione in ambito regionale e nazionale. E di contro invece la difficoltà ancora oggi di poter chiamare servizi dei progetti, mi riferisco a quelli di riduzione del danno in particolar modo, che purtroppo non sono servizi perché ancora sono vincolati a finanziamenti sempre discontinui, quando tutta la letteratura ci dice che questi interventi sono efficaci, ma che lo possono essere soltanto se possono assurgere proprio a servizi continuativi che non devono dipendere da cambiamenti politici, cambiamenti di indirizzo, ma che devono avere sì un indirizzo politico, ma che gli dia respiro nel medio e nel lungo termine. Dico ancora una cosa, io vengo da Torino, su un tema che spesso si lega alla riduzione del danno, ma anche agli interventi di promozione, soprattutto coi più giovani, che è il tema della sicurezza sociale. Questo è un periodo di leggi, mi riferisco soprattutto alle leggi Minniti Orlando, che sembrano introdurre un diritto differenziale, un diritto subordinato, che spesso ci fanno intendere, ad esempio, la sicurezza come l'appannaggio di alcuni e tendono a controporre il diritto dell'uno e dell'altro. Non è così. Come privato sociale vorremmo richiamare davvero i politici, gli enti locali a una visione partecipata di una municipalità, di un bene comune che è di tutti, che è della politica, che deve essere in grado di cogliere quello che la cittadinanza, la società civile, il privato sociale, i consumatori portano rispetto a queste istanze. Nel caso specifico, per una sostanza legale come l'alcol, il controllo che ad esempio viene fatto a Torino in questo momento, dove viene venduta la vendita da sport a partire dalle 20, ecco, è un intervento che sicuramente ha delle, presumo, buone intenzioni, quelle di produrre sicurezza in un periodo, quello legato ai fatti della Piazza San Carlo, che tutti conoscono, in cui c'è più attenzione su questo tema, ma che non ha ascoltato, forse non si è preso il tempo, come diceva Olivenstein, talvolta la cosa più urgente è saper aspettare, di poter anche cogliere gli stimoli della società civile, di chi lavora nella riduzione del danno, di chi lavora nei servizi, per fare davvero un intervento di promozione, di prevenzione, da ultimo di sicurezza sociale su questi temi. Grazie. Grazie a tutti, a tutte che siete intervenute oggi. È uno snodo importante per le associazioni che si ritrovano riunite nel cartello, uno perché abbiamo il nostro appuntamento nazionale e annuale con il Libro Bianco, con le elaborazioni di critica, di visione, di analisi di tutto ciò che è legato alle politiche sugli stupefacenti. È un po' perché, come è giustamente indicato dagli autori, ci troviamo dai curatori nel mezzo di un guado, in una traversata, in una fase politica non semplice nell'affrontare le politiche sugli stupefacenti, in un quadro internazionale in mutamento positivo e in una difficoltà di traspirazione nel nostro paese a introiettare questo tipo di scelte di politiche. E anche una sorta di difficoltà per noi stesse associazioni a capire come rendere più efficace, più efficiente il nostro messaggio, più pervasivo, sia nei confronti della politica che nei confronti degli operatori, dei consumatori. Da una parte abbiamo una maggiore attenzione a questo tipo di fenomeni, abbiamo più firme in Parlamento, ma da un'altra parte abbiamo anche una minore ricerca rispetto al passato
da quelli che erano gli ambienti dei consumatori, degli operatori pari. Nell'era digitale e tecnologica il messaggio viene spesso percepito attraverso il web e vi è una minore voglia o capacità o possibilità di fare approfondimento e di dedicarsi a questi temi e a come poter superare questo quadro legislativo. Penso che come associazioni dobbiamo ragionare anche sul modo di comunicare, sulla via comunicativa, perché è vero che noi facciamo analisi approfondite che spesso sostituiscono la stessa relazione al Parlamento, una delle grandi assenti, ma dovremmo anche essere capaci di riportare l'attenzione su questi temi, un po' perché vedo che è cambiato molto il mondo dei consumi, quindi penso in due direzioni, sia quello che si muove nelle fiere più legate a un aspetto commerciale, sia quello che si muove nei vecchi movimenti dove rispetto al passato abbiamo una minore capacità e voglia di confronto e di proposta. E quindi è necessario rilanciare su dei punti minimi una revisione delle leggi e anche pensare, a mio avviso, a mettere diciamo in scacco il governo, se laddove perduri la sua assenza, nella volontà di fare una conferenza, nel pensarla noi questa conferenza. Ma giustamente è stato detto poco prima da Roberta, che mi ha preceduta, a volte la cosa più urgente è sapere aspettare, quindi io non penso che dobbiamo darci una conferenza da qua a 3 mesi, ma penso che la dobbiamo costruire da qua alla primavera del 2018, al momento in cui magari anche la scadenza naturale della legislatura sarà terminata, e dove potremmo attraverso quel strumento anche chiedere un impegno a tutti i parlamentari che di nuovo conio sui frutti, sulle elaborazioni, su quei 4 punti qualificanti che verranno individuati. E alcuni punti si vedono già adesso, abbiamo la questione dei livelli dei LEA e della riduzione del danno, di capire se è solo un'introduzione che è rimasta una lettera, o se invece vi sono dei fondi, se invece sono stati fatti quegli regolamenti attuativi che permettono poi l'estrinsecazione e l'effettivo inserimento della riduzione del danno nei LEA. La seconda è il superamento sia di queste sanzioni impropriamente definite amministrative. Stefano Anastasia oggi ricordava come 1.200.000 persone dall'inizio dei 27 anni vi sono state sottoposte. Vediamo come continua a essere il target quello della cannabis sui 75% dei segnalati. Vediamo come questo strumento si è rivelato del tutto inutile da un punto di vista di prevenzione della salute, che è uno degli obiettivi che queste norme dovrebbero tutelare, perché siamo sempre in un sistema in cui le norme penali sono tese a tutelare degli altri beni giuridici, ed è per questo che ci sentiamo di dire che questa legge ha fallito, perché non ha tutelato né l'ordine pubblico né la salute delle persone. Nel momento in cui si riducono appunto gli accessi ai servizi nell'ambito del procedimento dell'uso personale, nel momento in cui è anche molto mutata l'utenza che poi decide di fare dei percorsi di emancipazione dalla tossicodipendenza o dei percorsi per poter autogestire la propria tossicodipendenza. Sostanzialmente nelle comunità di recupero non abbiamo più il consumatore cronico che decide di emanciparsi, ma abbiamo nel 90% dei casi qualcuno che cerca un'alternativa alla detenzione. E quindi anche su come è cambiato il sistema dei servizi, penso che sarebbe una riflessione che ci impone anche di trovare anche delle nuove vie comunicative, e ci permetta di dire che in questo modo la legge ha fallito, perché rispetto al quadro nel quale è stata posta, e non è solo una responsabilità della legge, sono stati anche mutamenti sociali, culturali di notevole importanza, non vi siano più gli strumenti adeguati a tutelare la salute e l'ordine pubblico. Noi pensiamo che invece una scelta che porti una regolamentazione del mercato della cannabis nel dividere i mercati tuteli l'ordine pubblico, tuteli inoltre
il nostro Paese nella possibilità anche di reperire dei fondi da destinare a attività di prevenzione, da destinare a investimenti sul welfare, lasciando la possibilità al singolo di una coltivazione per uso personale sulla cannabis, che vadano riviste le sanzioni draconiane che l'articolo 73 primo comma prevede sulle droghe pesanti, ed è uno degli effetti boomerang della parificazione sul basso delle droghe leggere e droghe pesanti, che vada superata anche questa, e che nella chiarezza e individuazione di questi obiettivi e con davanti diciamo da qua fino ad aprile, chiaramente non è che non dobbiamo fare niente, c'è il terreno della proposta, c'è, ci potrebbe anche, ed è importante quello che ha detto Marco Perduca prima, non so se Parma, non so se un altro luogo, non entro in merito a questo, ma penso sia importante trovare una rete di amministratori locali e regionali che nel silenzio, nella lentezza della politica centrale, cominci a sollevare dal basso e dalla rete dei territori che poi hanno la ricaduta di questi fenomeni una serie di interventi di superamento di questa legge. Una rete di amministratori locali che può essere reperita attraverso questo sforzo, un appello che noi associazioni ci impegniamo a scrivere per chiedere o che in sede regionale loro si facciano presenti, si facciano forti verso il Presidente della Conferenza Stato-Regioni per convocarla, ma soprattutto a livello delle varie amministrazioni comunali e regionali chiedere che le scelte siano di segno opposto a quelle che recentemente abbiamo visto con l'implementazione dei decreti 13 e 14, leggi 46, 47 e 48, ovvero i cosiddetti decreti Minniti Orlando, che sono tutto il contrario delle, e sono fatti delle parole espresse a New York durante la conferenza Angas. Grazie. Grazie Elia. Purtroppo i tempi iniziano a stringere moltissimo. Ringrazio Daniele Farina, che è l'onorevole Farina, non so se vuole intervenire prima di Denise, che provava poi nel suo intervento anche a tirare un po' le somme della giornata. Io vi ringrazio della chiamata, diciamo, all'eloquio. Diciamo che avendo, essendo già intervenuto oggi brevemente in conferenza stampa, pensavo di aver esaurito il mio compito sostanzialmente. Era il compito, in realtà era un ringraziamento alle associazioni che propongono anche quest'anno per l'ottava volta uno strumento prezioso. Lo è per i cittadini normali, diciamo, coloro che si interessano a queste cose, coloro che magari ancora non lo fanno, ma lo è anche e soprattutto per i parlamentari, perché negli anni questo strumento è stato effettivamente l'unico che ha consentito, diciamo, ai deputati, nel mio caso volenterosi, di avere un'idea di quanto andava cambiando e di cosa realmente succedeva. Perché? Perché la relazione, cose che abbiamo detto e ripetuto, ma vale la pena, diciamo, giova farlo ancora, la relazione annuale al Parlamento che la legge Fini-Giovanardi istituiva nel 2006, che poi è subentrata negli anni successivi ad opera del Dipartimento Nazionale per le Politiche Antidroga, è stata per anni un insieme di cose un po' bizzarre, forzature ideologiche, qualche falsificazione scientifica evidente, uno strumento, diciamo, piegato ideologicamente e disutile a una corretta normazione e a formare in realtà una volontà politica sostanzialmente acquiescente alla legislazione vigente e ai suoi fallimenti, perché da lì sostanzialmente stiamo partendo. Quindi uno strumento straordinariamente prezioso, tra l'altro anche quest'anno assistiamo, l'anno scorso abbiamo assistito a un grave ritardo, quest'anno non ne ho notizia, mi dicono che insomma, si avvicina l'ora in cui anche questa relazione al Parlamento sarà, come dire, nella disponibilità dei deputati. Per intanto, diciamo, ci alimentiamo di quella dell'anno scorso.
segna qualche elemento di avanzamento da un punto di vista metodologico, ma crediamo che in realtà avrebbe dovuto avere, diciamo, una genesi diversa. Ecco perché il dato della non convocazione dal 2009, se non erro, della conferenza nazionale è un dato di grande importanza, perché avrebbe avuto la caratteristica di mettere intorno a tavolo, in un lavoro diffuso, tutte le realtà, i soggetti, i singoli, le competenze e i saperi adeguati, diciamo, alla bisogna. Una delle conseguenze di questa disattenzione, usiamo questo termine, delle istituzioni nei confronti del tema sono i dati, che sono, diciamo, ben evidenziati nel rapporto, nel libro bianco di quest'anno, che riguardano l'orizzonte carcerario, le sanzioni amministrative e la terraferma circostante, quindi con un quadro a 360 gradi. Ma è anche il fatto che dal punto di vista diciamo normativo quelle poche ma sostanziali ipotesi di modifica della legislazione vigente sono rimaste in mezzo al pantano, in mezzo al guado. L'opinione pubblica, vado a chiudere, ha discusso per mesi, per anni direi, di una possibilità almeno di modifica della normazione intorno alla cannabis, con, diciamo, autorevoli prese di posizione, anche innovative, anche diverse dal passato, della magistratura, dell'avvocatura, del mondo intellettuale, con una coscienza diffusa, io credo anche presso la popolazione, del fallimento delle politiche precedenti e della necessità di un'innovazione profonda, radicale, così come anche nel mondo si va pian piano, rizomaticamente, diciamo, manifestando. Bene, tutto questo in realtà non è ormai, possiamo dirlo, nelle mani di questa legislatura, tutto al più assisteremo, diciamo, a qualche elemento che io giudico magari importante sotto alcuni profili, ma assolutamente marginale in realtà, e quel tipo di dibattito, diciamo, va alla prossima legislatura. È un danno, io credo che questo sia un danno per il Paese. È un danno per tutto il mondo che guarda a questi temi, usando il plurale, non soltanto alla cannabis. Credo che questo lavoro non va perduto, questa è l'unica, diciamo, cosa vera, perché per fortuna in questi anni c'è stata una accumulazione, di cui anche questo libro bianco, questi libri bianchi, uso il plurale, sono la testimonianza, un'accumulazione di saperi, di idee, di proposte, che sono la base per continuare il lavoro. Quindi io mi sento di dire che sarebbe opportuno, e l'invito che ho fatto anche pochi giorni fa al Dipartimento Nazionale, mi sento di dire che quantomeno questa conferenza nazionale c'è ancora il tempo di legislatura per istruirla, e se così non fosse, però, laddove ci fosse, mi sembra che ci sia, la proposta di un'autoconvocazione, insomma, di un luogo in cui si supplisca ciò che la legge prescrive e l'istituzione non fa, questo io credo sia un'ottima idea. Quantomeno anche in questa campagna elettorale che arriva, perché arriva, insomma, c'è la possibilità di mettere la politica di fronte alle sue responsabilità. Questo in questa legislatura, come è evidente ormai, non è avvenuto, e mi dispiace soltanto, devo dire, che questa mole di lavoro non è perduta, ma è la solitudine, sono in questa sede, quindi la solitudine delle associazioni, del mondo sindacale, di quello che è cresciuto, e devo dire che il livello di maturità, e finisco veramente su questo, che c'è oggi, che io riscontro oggi girando anche un po', diciamo, tante iniziative, è un livello nettamente superiore al passato. Saranno le magie o il ruolo, insomma, la funzione della rete, saranno i tempi che cambiano, sarà la possibilità di verificare con mano i risultati delle strategie precedenti, ma io credo che bisogna essere, io sono fiducioso sul futuro, questo, non sono ottimista, diciamo, non sono soddisfatto del presente, sono fiducioso. L'ultima cosa, veramente l'ultima, ci saremmo aspettati però che almeno un punto, questo, diciamo, parlo alla suocera perché intenda, ci saremmo aspettati che a fronte di una, diciamo, presenza parlamentare di questa entità, di un dibattito culturale, sociale e politico diffuso nel Paese a molte mani,
quantomeno fosse recepito il fatto che su alcuni versanti delle politiche di controllo del territorio e di priorità nella lotta, diciamo, alla criminalità, alcune tematiche sconfinanti o che lambiscono il consumo personale, la detenzione, fossero, come dire, lasciate nel luogo in cui dovrebbero stare, anche in assenza di legalizzazione. Cioè marginalità, diciamo, dal punto di vista della pericolosità, dal punto di vista dunque anche dell'impegno delle forze dell'ordine, ecco la suocera, la nuova, vedete voi, e diciamo con una concentrazione diversa delle risorse. Vedo, scorrendo i dati, ma anche per percezione, diciamo, del giro d'Italia che ci siamo imposti su questi temi, che così non è. E io credo che così non funzioni, perché è vero che c'è una volontà del legislatore che ci esplicita nella norma e nei testi di legge, però, come dire, molte cose hanno anche, come dire, si sviluppano sentendo la sensibilità del Paese. Mi sembra che questa sensibilità, che per me è evidentissima, non sia stata per il momento, diciamo, percepita. Non è ovviamente questo un invito fuori luogo, ecco, usiamo così, all'omissione dati d'ufficio, ma è semplicemente ciò che accade normalmente nelle procure, spesso anche per sapere delle stazioni dei carabinieri di qual è la pericolosità effettiva di determinate condotte. Mi sembra di capire che non è così, e questo livello del recrudescenza degli ingressi in carcere che avevamo conosciuto, diciamo, in regressione, mi sembra che sia il segno più evidente che ci siano tante cose, compresa questa, che non funzioni. Io vi ringrazio e penso, insomma, spero che possiamo continuare dentro o fuori il Parlamento, insomma, qui non è questo il problema, a continuare il lavoro. Chiusura Teresa Merini, mi permetto prima di ringraziare coloro che hanno permesso sia la conferenza stampa oggi alla Camera che oggi pomeriggio i lavori in questa sede, quindi di nuovo l'onorevole Daniele Farina, il senatore Filippo Fossati, il senatore Lo Giudice. La parola a Denisa Merini. Grazie Hassan. Hassan mi chiede in qualche modo di tirare le fila di questa giornata. Io sinceramente non avrei intenzione di fare delle conclusioni, perché mi pare che il lavoro, il percorso che abbiamo di fronte è assolutamente aperto e ci chiama un impegno tutti noi, le associazioni, le organizzazioni che rappresentiamo, nel senso che già è venuto fuori da tutti gli interventi che mi hanno preceduto. Vorrei quindi, prima di provare a dire qualcosa in questo senso, quindi a tirare un po' le fila ma senza l'ambizione di fare le conclusioni, riportare il ragionamento su un tema che oggi ha intrecciato tutta la discussione, ma che a mio parere, anche per l'organizzazione che rappresento, la CGIL, la funzione pubblica CGIL, è assolutamente centrale, ed è il tema dei LEA, perché noi ovviamente come organizzazione sindacale ci occupiamo fin dalla nascita di Forum Droghe, abbiamo partecipato alla costituzione di questo movimento, perché ci interessa in ogni azione che facciamo, in ogni iniziativa che prendiamo, a partire dal rinnovo di un contratto, che è tema ovviamente che è il nostro lavoro quotidiano, ci interessa tenere insieme quelli che sono i diritti soggettivi con i diritti collettivi. E sicuramente il tema delle droghe, il tema delle dipendenze, come altri temi che attengono alle libertà personali, all'autodeterminazione, che incrociano pesantemente anche il mondo del lavoro, tiene insieme il tema dei diritti soggettivi e dei diritti collettivi, il tema dei diritti di chi lavora nei servizi e delle persone che ai servizi si rivolgono per momenti particolari che attraversano nella loro vita e nelle loro vicende personali. Quindi i LEA. Abbiamo salutato tutti positivamente il fatto che la riduzione del danno sia stata inserita nei LEA, finalmente, perché tutti abbiamo condiviso come la riduzione del danno, oltre ad essere un pilastro importante dei quattro pilastri della lotta alla droga,
sia un pilastro centrale perché parla di un'inversione di tendenza nella visione proprio di come si affrontano i problemi legati alla droga. Quindi non più la riduzione, non più questa utopia assolutamente insostenibile di un mondo privo dalle sostanze e dall'uso delle droghe, ma fare i conti con il fatto che le sostanze incrociano la vita quotidiana di ciascuno di noi, che ci sono, e che le politiche non possono essere di eliminazione, ma appunto di presa in carico e quindi di riduzione del danno. Però c'è un problema importantissimo. Abbiamo salutato positivamente l'inserimento della riduzione del danno nei LEA, ma c'è il problema di come poi i LEA siano esigibili. E se si continuano a tagliare i finanziamenti alla sanità, l'ultimo taglio di 422 milioni vuol dire non rendere esigibile quello che viene scritto. E quindi, a maggior ragione, quindi quello che voglio dire è che non basta definire o aggiornare i LEA per garantire un diritto, bisogna poi che quel diritto sia reso esigibile. Per renderlo esigibile c'è bisogno di finanziamenti. Se poi leggiamo questo insieme ai tagli che ci sono anche al fondo sociale, ci rendiamo conto di come quello che da una parte viene scritto è solo una dichiarazione di intenti, non vorrei dire fatta in malafede, ma insomma è solo una dichiarazione di intenti che non trova poi nessun riscontro nella realtà. Quindi cosa si deve fare davvero per rendere un diritto esigibile? E parlo del diritto degli operatori a lavorare bene e del diritto delle persone a trovare le risposte di cui hanno bisogno nei luoghi, in luoghi che siano accoglienti, che siano attraversabili, che siano aperti e che non siano essi stessi fonte di stigma, fonte di separatezza, fonte di allontanamento. Per rendere esigibili questi diritti bisogna innanzitutto trovare le risorse perché si investa sul personale, perché si investa sulla formazione del personale, perché si rinnovi un contratto fermo da 10 anni, perché sia possibile il coinvolgimento delle persone. E con il coinvolgimento delle persone intendo il coinvolgimento della cittadinanza, il coinvolgimento dei soggetti, delle persone che fanno uso di sostanze in quanto persone competenti per esperienza e che possono portare il loro contributo nell'organizzazione dei servizi. Penso a un'integrazione sociosanitaria vera, reale, per questo prima parlavo anche di fondo sociale, perché per esempio tutta una serie di attività che lavorano veramente per la riduzione del danno, penso ai servizi di prossimità, penso agli interventi nei luoghi del divertimento, penso all'analisi delle sostanze che viene fatta soprattutto da realtà del privato sociale, ad oggi hanno ancora una dimensione di sperimentalità dalla quale devono assolutamente uscire e devono diventare attività, lo diceva Roberta prima, con finanziamenti certi, strutturali e strutturati, perché sono quelli veramente gli interventi in cui si sostanzia la riduzione del danno. Quindi, in questo percorso si inserisce a pieno titolo la depenalizzazione dell'uso delle sostanze, perché penso che non si possa parlare veramente di politiche di riduzione del danno se non si depenalizza l'uso personale, e la legalizzazione della cannabis. Approfondisco il concetto perché molto meglio di me lo hanno affrontato tutti gli interventi che mi hanno preceduto, ma è sicuramente un percorso necessario, un percorso che parla anche del lavoro che si fa nei servizi, perché è ovvio che gli operatori dei servizi
possono avere un approccio e un modo di lavorare assolutamente diverso se le persone che si trovano di fronte non sono lì magari perché costrette da una normativa repressiva e punitiva ad andare al CERT, ma perché consapevolmente scelgono anche di fare un percorso che li aiuti non solo e non soltanto ad arrivare all'astinenza completa, ma anche ad un uso consapevole e come dire, controllato delle sostanze. Quindi è stato detto la conferenza nazionale sulle droghe manca dal 2009, finché c'è stata, meglio di me l'ha detto prima Farina, che cosa è stata e che cosa ha rappresentato. Penso che tutti noi che abbiamo contribuito all'ottavo libro bianco sulle droghe, che è l'unico davvero strumento di informazione, di diffusione di conoscenze, di confronto che ad oggi abbiamo, perché la conferenza è dal 2009 che manca e quando c'è stata sappiamo anche come ha lavorato, penso che l'impegno che ci dobbiamo dare è questo, e in questo intendevo dire quando dicevo non farò delle conclusioni ma proverò a tirare delle fila, riprendendo i ragionamenti di chi mi ha preceduto. Penso che sia assolutamente importante che tutti noi, il cartello di Genova, tutte le forze che si sono impegnate, che si impegnano in questo senso, provino a costruire, non la voglio chiamare una controconferenza, mi sembrerebbe forse fin troppo altisonante, però una conferenza nazionale dove ci confrontiamo, dove parliamo dello stato in cui siamo, dove avanziamo davvero delle proposte alla politica e chiamiamo la politica ad assumersi le responsabilità che si deve assumere. Penso ai LEA, a quello che ho detto, e quindi all'adeguato finanziamento dei LEA, penso alle scelte che si devono fare perché i servizi funzionino, perché la riduzione del danno sia davvero una realtà e non soltanto un principio scritto su un foglio di carta e non praticato, e perché si arrivi finalmente alla legalizzazione della cannabis e alla depenalizzazione dell'uso personale, perché solo attraverso questi provvedimenti si può veramente fare quel salto di qualità che ci chiedono sia gli operatori dei servizi sia le persone che fanno uso di sostanze. Grazie Denise, e direi a questo punto che possiamo considerare conclusi i lavori, se non ci sono richieste ulteriori di interventi o domande. Possiamo chiudere, ricordo domani in allegato al quotidiano Il Manifesto l'inserto sul libro bianco con degli interventi inediti degli stessi autori. Grazie e a presto.